Abbiamo avviato anche la registrazione di questa prima lezione pomeridiana, che fa seguito ad un'oretta di parte pratica che abbiamo fatto qua quest'oggi con gli specializzandi presenti, e oltre agli specializzandi fisicamente presenti, abbiamo un bel numero di specializzandi in fisiatria della Scuola di Torino. Collegati, sono specializzandi sia in fisiatria sia specializzandi in medicina dello sport. Oggi parliamo di onde d'urto e allora chi meglio del dottor Gigliotti, presidente della Società Italiana, ci può così raccontare questa storia che dura da 25 anni ed è una bella introduzione rispetto poi alla lettura che seguirà della dottoressa D'Agostino. Grazie per la tua partecipazione, grazie molte. Grazie Marco, grazie per l'invito. Io mi presento, sono Sergio Gigliotti, sono ortopedico, però sono anche specialista in medicina fisica e riabilitativa e quindi sono, diciamo, sintonizzato sulla stessa frequenza d'onda di molti di voi. So che state facendo il percorso formativo in medicina fisica e riabilitativa, cioè, poi ci sono anche alcuni che invece stanno facendo la specializzazione in medicina dello sport. Io credo che questo momento sia importante, questo aggiornamento per chi si avvicina alle terapie fisiche, perché la terapia con onde d'urto, diciamo, anche se non è l'ultima nata, ma comunque è abbastanza recente rispetto alle altre forme di terapia fisica. E la relazione che mi è stata assegnata è quella di raccontarvi un po' questa storia, che è una storia che ormai dura da 25 anni. Come tutte le storie che vengono raccontate, le possiamo raccontare come un film, e il regista di questo film è sicuramente il professor Ezio Maria Corrado, scomparso l'anno scorso. Lui era ordinario di clinica ortopedica all'Università Federico II di Napoli. Ed ebbe questa intuizione. L'intuizione quale fu? Quella di paragonare un pochettino gli effetti fisici dell'onda d'urto nella frantumazione dei calcoli renali a quello che poteva essere un'azione fisica dell'onda d'urto su cristalli di idrossiapatite, perché visto che comunque i calcoli renali sono formati da cristalli, probabilmente anche sui cristalli di osteopatite di una calcificazione, di una ossificazione, potevano avere un certo effetto. E lui quindi affidò a un gruppo di suoi giovani collaboratori, fra i quali anche il sottoscritto, il compito di studiare quelli che potevano essere gli effetti dell'onda d'urto sul tessuto, inizialmente sul tessuto scheletrico. Ripeto, era un ortopedico, anch'io sono ortopedico, e quindi quello che era l'iniziale intuizione andare a verificare l'effetto dell'onda d'urto sul tessuto osseo. E a questo scopo il professore ebbe l'intuizione nel giugno del 97 di fondare il GITO, il gruppo italiano di terapia con onde d'urto. Era un gruppo che aveva anche un suo giornale scientifico. Era ancora in un'epoca in cui non la, 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 il, la, la, i giornali scientifici online non erano così diffusi, e quindi il professore pensò inizialmente di partire con il cartaceo, fondando anche quindi questo giornale, il Giornale Italiano Terapia con Onde d'Urto, che riprende lo stesso acronimo di Gruppo Italiano Terapia con Onde d'Urto. E nel 98 ci fu il primo corso interdisciplinare. Interdisciplinare perché interdisciplinare? Perché l'onda d'urto poteva abbracciare diversi campi della medicina, quindi non soltanto l'aspetto ortopedico, ma anche l'aspetto fisiatrico, il medico dello sport, in qualche modo anche il medico veterinario per le patologie animali. E quindi inizialmente lui pensò di creare questo gruppo fra vari specialisti. E questo corso si tenne a Parma nel febbraio del 1998. L'anno prima, in realtà, nel 1997, 19 pionieri, fra cui 5 italiani, il sottoscritto indicato nella freccetta rossa sulla sinistra della fotografia, decise di formare, questo gruppo di pionieri appartenenti a 8 paesi europei, di fondare la Società Europea di Terapie con Onde d'Urto in campo muscolo-scheletrico. In quell'occasione il professor Corrado assunse la carica di vicepresidente.
Questa fu la prima riunione del consiglio direttivo, al centro il professor Cuderna, un ortopedico di Vienna, che quindi assunse la prima presidenza della società, il professor Corrado sulla sua destra e poi sull'estrema destra del tavolo, guardando il tavolo, il professor Schader, che attualmente è il presidente della Società Internazionale di Terapia Colon di Durto. Fra lui e il professor Cuderna, il professor Coombs, che è ortopedico di Londra, e sull'estrema sinistra della fotografia il compianto professor Thiele, che era un ortopedico di Berlino. Quindi, diciamo, Germania, Austria, Inghilterra e Italia erano nel board iniziale della società europea. Il 29 maggio del 1999 a Londra, durante il suo secondo congresso, la società europea si trasforma in società internazionale. Anche gli statunitensi incominciarono a interessarsi a questa terapia, i colleghi dell'America del Sud, e quindi fu giusto trasformare l'acronimo da EI, International Society Musculoskeletal Shockwave Therapy, al posto di E, che avrebbe restretto il campo soltanto agli europei. E il professor Ezio Maria Corrado nel biennio 2000-2001 assunse la carica di presidente. Successivamente l'Italia ha dato altri due presidenti, Sergio Russo, che è stato presidente nel 2009-2010, e la dottoressa Maria Cristina D'Agostino, che sentirete dopo la mia relazione, che è stata presidentessa dal 2014 al 2015. L'11 novembre del 1999 a Napoli viene fondata la CITOD, quindi da Gruppo Italiano Terapia con Onde d'Urto ci trasformiamo in Società Italiana Terapia con Onde d'Urto. Questa è la foto storica in bianco e nero della riunione iniziale con tutti i soci fondatori. Fra questi soci c'erano fisiatri, ortopedici, medici dello sport, radiologi, e un veterinario, il professor Del Bue di Parma, veterinario. Quindi vedete come già inizialmente la società era costituita da varie voci, da vari specialisti di diversa estrazione. Naturalmente, per essere una società aveva bisogno di uno statuto, quindi fu redatto uno statuto, e questo fu il primo consiglio direttivo in cui il presidente era un radiologo di Parma, il professor Ugolotti, e a seguire questi erano tutti il consiglio direttivo con i consiglieri Provimiri e revisori dei conti. E nel 99, a Canto Maggiore, ci fu nel 2000, in realtà nel 99 fu fondata, ma nel 2000 tenemmo il primo congresso nazionale della Società Italiana di Terapia con Onde d'Urto. Vi faccio queste due diapositive, questa diapositiva che raggruppa due sessioni, per farvi notare come già sin dall'inizio questa società si poneva fra il presente e il futuro. Quindi una società che nasceva e quindi che partiva dalle conoscenze che si avevano fino allora, ma già era proiettata al futuro, perché si intuì sin dall'inizio le enormi potenzialità che la terapia con Onde d'Urto poteva avere in campo medico. Vedete come la seconda parte della sessione era proprio indirizzata a nuovi campi di applicazione. Ormai questi non sono più dei nuovi campi, perché poi sono stati dei campi che sono stati ampiamente battuti, ma insomma le POA, le osteonecrosi, la spasticità, la medicina veterinaria erano allora il futuro della società. E anche uno sguardo importante alla collaborazione fra i ricercatori italiani e quelli europei, proprio in questa tavola rotonda, nella quale io presentai l'esperienza dell'Italia, ma come vedete ci furono i relatori dalla Germania, dalla Svezia e dall'Ungheria. A questo primo congresso ne sono succeduti molti altri, fino all'ultimo che si è svolto nel 2022, a Milano. Il consiglio direttivo attuale, io mi onoro di essere il presidente, ed è composto anche in questo caso da fisiatri, oltre a ortopedici, anche da fisiatri, e quindi è una società che fondamentalmente raccoglie specialisti di queste due branche, anche se però vi farò vedere anche i medici dello sport sono ben rappresentati, perché l'onda d'urto comunque è stata molto utilizzata in traumatologia dello sport, e quindi è anche giusto
visto che i medici dello sport facciano parte di questa nostra associazione. L'associazione, la società si compone anche di attività regionali, il professor Minetto è il referente regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta. Poi vedete, le altre regioni sono quelle che hanno più soci, sono rappresentate da sole, quindi tipo la Lombardia, la Liguria, altre che hanno meno associati sono state invece conglobate, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna da sola, Toscana insieme all'Umbria, il Lazio da solo, la Sardegna da solo, l'Abruzzo, Molise e Marche assieme, la Puglia e la Basilicata assieme, la Campania e la Calabria assieme e la Sicilia. E questi sono tutti i referenti regionali. Qual è il compito di queste? Perché abbiamo pensato di dividerle in gruppi regionali? Proprio per favorire iniziative locali, iniziative regionali e far sì che i rappresentanti regionali poi fossero il tramite fra le realtà locali e il Consiglio Direttivo Centrale. Questa è un'iniziativa che il professor Minetto ha organizzato per il Piemonte e quindi è una di quelle attività regionali che noi propugniamo assieme alla collaborazione naturalmente con l'Accademia e quindi con le diverse università. La società ha un sito web che vi invito poi a consultare, www.sitodo.it, e anche una pagina Facebook. Sul sito web sono presenti sia tutte le iniziative che vengono organizzate, sia un po' tutta la parte, diciamo, divulgativa, quindi la tecnologia, le linee guida, eccetera. Sulla pagina Facebook sono invece un botta e risposta, è aperta naturalmente a tutti, mentre il sito web è aperto, c'è un'area riservata, è un sito web pubblico, però c'è anche un'area riservata soltanto per i soci. La pagina Facebook è una pagina aperta a tutti e quindi diciamo ci sono anche momenti in cui un semplice visitatore fa una domanda, pone un quesito e noi come consiglio direttivo poi rispondiamo. Questa è la distribuzione per regioni. Vedete, come vi dicevo prima, ci sono delle regioni che sono più rappresentate e regioni un po' meno rappresentate. Sicuramente la Lombardia è quella che ha più soci, ma vedete anche come il Piemonte se la gioca bene, è al secondo posto il Piemonte con 34 associati e poi via via tutte le altre regioni, purtroppo ci sono la Valle d'Aosta e l'Umbria in cui siamo ancora a zero associati, ma pensiamo nei prossimi mesi di riuscire con le attività regionali di riuscire a incrementare queste regioni in cui siamo un po' poverelli. La distribuzione per attività, come vi dicevo, la parte del leone la fanno i fisiatri, 83 associati su 182. Diciamo, questo è un numero, diciamo, che di qualche mese fa, adesso siamo quasi a 200 associati. Comunque, questa era la distribuzione qualche mese fa, 49 ortopedici, vede 5 medici dello sport, i radiologi, altri medici, magari anche non specialisti, e terapisti della riabilitazione 16, perché è una società aperta anche ai laureati in fisioterapia. Andiamo ancora avanti. Perché non va avanti? Mi sentite? Sì? Sì, ti sentiamo bene. Sentiamo bene, vediamo perché non va avanti. Un attimo solo, vediamo che succede. C'è un blocco nella progressione. Ecco qua. Dicevamo allora, la società è una società scientifica e quindi come, diciamo, sono due i grossi filoni che la società muove, le attività formative e le attività di ricerca. Le attività formative sono quelle finalizzate al corretto utilizzo delle onde d'urto. E qua entriamo in un campo minato, mettiamo il dito nella piaga, perché purtroppo c'è un po' di malpractice nell'utilizzo delle onde d'urto. Malpractice dovuta a tutta una serie di fattori, mancanza di deontologia professionale degli utilizzatori, eccessiva pressione da parte delle ditte produttrici, cattiva informazione su quelle che sono le indicazioni e le controindicazioni. Quindi noi come società abbiamo
per favorire queste attività formative, per incrementare le attività formative e quindi per migliorare il giusto approccio al non dedurto, organizziamo dei corsi nazionali teorico-pratici certificati. Questi sono i 7 che abbiamo già organizzato in questi ultimi anni, se ne facciamo uno o due all'anno. Questo è il prossimo che faremo a Roma proprio la settimana prossima, venerdì e sabato della settimana prossima, e questo è quello che invece faremo in Sicilia in autunno 27-28 ottobre. Quindi poi per chi fosse più interessato ad andare proprio negli aspetti pratici, oltre che quelli teorici del non dedurto, ormai quello di Roma è chiuso, però quello di Sicilia, della Sicilia so che è un po' lontano da voi del Piemonte, però se qualcheduno magari è specializzando siciliano a Torino può sicuramente è ben accetto nel corso che faremo a Catania. Organizziamo dei webinar, che anche questi vengono pubblicizzati sul sito e sia sul sito web che sul sito Facebook, sulla pagina Facebook. Ne abbiamo organizzati già 6 in questi ultimi 2 anni. Partecipiamo attivamente come società italiana ai congressi di altre società scientifiche. C'è sempre uno spazio nel congresso italiano di ortopedia, uno spazio nel congresso italiano della SINFRA, di medicina fisica e riabilitativa. Spesso c'è uno spazio nell'ISMULT, che voi conoscete, una società che si occupa soprattutto di muscoli e tendini, nell'ASON, che è una società di specialisti del territorio. E sempre nell'ambito delle attività formative abbiamo pubblicato a nome SITOD dei manuali. Ne abbiamo pubblicato uno, quello vede sulla sinistra, un altro sulla destra, ed è in corso la scrittura di un terzo manuale che speriamo di far uscire, di dare in stampa l'anno prossimo. Per sempre per favorire la giusta pratica del non dedurto, la SITOD come società italiana ha emanato delle linee guida e delle raccomandazioni. Questo è un argomento, ripeto, un po' spinoso e che noi in tutti i modi stiamo cercando di portare avanti. Voi sapete bene che esistono le onde d'urto focalizzate e le onde d'urto radiali. Ci sono delle grosse differenze fra il modo di generazione dell'onda d'urto focalizzata e quella radiale. Poi, le onde d'urto focalizzate possono essere generate in maniera elettromagnetica, elettroidraulica o piezoelettrica, e vengono sono delle quindi questo del generatore può essere diverso, però alla fine l'effetto è sempre lo stesso, cioè l'onda viene concentrata. Adesso non entro nella tecnologia, però ci sono dei sistemi per concentrare, per focalizzare l'onda d'urto, e solo in questo caso noi possiamo parlare di onde d'urto focalizzate, mentre le onde d'urto radiali sono delle onde a ventaglio, sono delle onde che vengono emesse in maniera da un martelletto pneumatico, possiamo definirlo, e sono onde d'urto sicuramente non concentrate. Oltre che non concentrate, non possono arrivare alle profondità delle onde d'urto focalizzate. E allora noi come società italiana abbiamo dato delle indicazioni. Per quanto riguarda le patologie del tessuto osseo, è fondamentale che vengano utilizzate delle onde d'urto focalizzate. Quindi ricordiamoci, patologie ossee. Per patologie ossee intendo le pseudartrosi, i ritardi di consolidazione, le osteonecrosi in particolare. E quindi le onde d'urto in questo caso devono essere focalizzate con apparecchiature che sono dotate di tecniche di puntamento, puntamento che può essere radiografico, scopografico. Per quanto riguarda le patologie dei tessuti molli ossificati, quindi quando parliamo di un'ossificazione, di una calcificazione di un tessuto molle, anche in questo caso l'onda d'urto deve essere focalizzata con la possibilità eventualmente di un puntamento, in questo caso più facilmente ecografico piuttosto che radiografico. Per quanto riguarda invece le patologie dei tessuti molli più superficiali, possono essere utilizzate apparecchiature con o senza puntamento, mentre per quelli superficiali, mentre per i tessuti molli profondi deve essere
effettivamente considerata la capacità di penetrazione dell'apparecchio che utilizziamo. E quindi, come vi dicevo prima, un apparecchio a onde d'urto radiali che non ha le possibilità di penetrazione di un'onda d'urto focalizzata per la quale si possono arrivare fino anche a 6 centimetri di profondità, mentre per le onde d'urto radiali arriviamo sì e no a 1,5 centimetri. Quindi sicuramente per quanto riguarda patologie e tessuti molli profonde, quindi calcificazioni profonde, muscolari o tendine profonde, dobbiamo tener conto che l'onda d'urto radiale non riesce ad arrivare sul target, sul bersaglio. Un altro capitolo molto importante sono le indicazioni all'onde d'urto. E qui la società internazionale, assieme alla società italiana, ha dato dei parametri, diciamo, molto netti, molto chiari. Patologie con indicazioni standard approvate, cioè validato da evidenze scientifiche, un livello di quindi indicazione 1, livello di indicazione 2. Patologie nelle quali l'onde d'urto, l'efficacia dell'onde d'urto viene supportata, no, no, non è supportata da evidenze scientifiche validate. Per evidenze scientifiche validate noi intendiamo un numero cospicuo di pubblicazioni doppio cieco con risultati sicuramente e un'analisi statistica dei risultati che sicuramente danno, confermano una validità dell'onda d'urto per quanto riguarda le prime. Per le seconde c'è un'esperienza clinica convalidata, anche se non ci sono evidenze scientifiche così stringenti come nel caso precedente. Il terzo livello è le patologie nelle quali vengono comunemente utilizzate le onde d'urto, però in mani esperte, e il terzo gruppo nelle quali onde d'urto vengono utilizzate solo a livello sperimentale. E vi faccio anche degli esempi. Queste sono quelle approvate come standard, tendinopatie croniche, nelle tendinopatie croniche, quella calcifica della spalla, l'epicondilite, la sindrome del Grand Trocanter, la tendinopatia rotulea, quella achillea e la fascite plantare con o senza sperone calcaneare. Le patologie dell'osso approvate come standard, i ritardi di consolidazione, le pseudoartrosi, le fratture da stress, le necrosi asettiche senza degenerazione articolare e l'osteocondite dissecante senza degenerazione articolare. Per quanto riguarda le patologie cutanee, forse in questo campo ci interessa un po' di meno, ma insomma è bene saperlo, le ferite difficili, le ulcere diabetiche, le ulcere distrofiche e le ustioni non circonferenziali sono delle patologie nelle quali l'onde d'urto è indicata come standard. Il secondo livello, quindi indicazioni basate sull'esperienza clinica, nella quale il clinico, il medico ha riscontrato un'efficacia reale, ma non ci sono un numero sufficiente di studi che possano dare un livello di evidenza massimo, e che però, solo perché non sono stati fatti ancora questi studi, ma è chiaro che se è efficace nell'epicondilite, sarà efficace anche nelle tritrocleite, quindi nella epicondilopatia mediale del gomito, nell'epitrocleite. Non ci sono studi sufficienti ancora sull'epitrocleite come per l'epicondilite, ma comunque sicuramente è efficace sulla base dell'esperienza clinica. E lo stesso vale per la tendinopatia della cuffia e dei rotatori senza calcificazioni. Prima abbiamo visto che il livello 1 sono quelle con calcificazione, le tendinopatie degli adduttori, le tendinopatie della zampa d'oca, le tendinopatie dei peronieri e altre tendinopatie del piede e della caviglia. Quindi vedete come nel campo delle tendinopatie sono soprattutto quelle inserzionali per le quali l'onda d'urto è realmente efficace, è stato dimostrato una reale e alta efficacia dell'onda d'urto. Per quanto riguarda le patologie dell'osso, l'edema dell'osso subcontrale, la malattia di Osgood-Schlatter, naturalmente non nel bambino in crescita, ma negli esiti di Osgood-Schlatter, la sindrome dello stress tibiale, per quanto riguarda le patologie muscolari, la sindrome miofasciale, le distrazioni muscolari in assenza di lesioni, per quanto riguarda le patologie cutanee, qua andiamo nel campo della medicina estetica, per quanto riguarda la cellulite. Indicazioni eccezionali riservate a esperti. Queste sono patologie nelle quali gli studi sono ancora
molto pochi, e quindi una reale poi efficacia è ancora in dubbio nell'osteoartrosi, nella malattia di Dupuytren, nel Dekkerven, nella fibromatosi plantare, il Lederos, l'equivalente del Dupuytren a livello plantare, le tendinopatie a scatto della mano, la miosite ossificante post-traumatica, le ossificazioni eterotopiche post-traumatiche o post-chirurgiche, per quanto riguarda quindi le patologie muscolo-scheletriche. Per quanto riguarda le patologie neurologiche, la spasticità, la polineuropatia, la sindrome del tunnel carpale, le patologie urologiche, questo è un campo qui ci interessa di meno, però bisogna conoscere che nella Peyronie, nella disfunzione erettile e nella sindrome del dolore cronico, realmente gli urologi hanno dimostrato l'efficacia dell'Onivyde. E per quanto riguarda altre patologie, il linfedema e la Complex Regional Pain Syndrome. Indicazioni sperimentali, quindi quando in questo caso le onde d'urto vanno fatte soltanto in centri di ricerca altamente specializzati, perché ancora non si sa realmente l'efficacia o addirittura i possibili effetti dannosi dell'onda d'urto nell'ischemia cardiaca, nelle lesioni dei nervi periferici, nelle patologie del midollo spinale del cervello, nella calcinosi cutanea, nella malattia parodontale, le patologie della temporomandibolare, nell'osteoporosi localizzata e nella claudicazio da ischemia muscolare. Quindi queste abbiamo visto quelle che sono le indicazioni. E quali sono le controindicazioni allora? Per quanto riguarda le onde sia radiali che focalizzate a bassa energia, sicuramente è bene non farle nei tumori maligni, allorché l'area di trattamento comprende un tumore maligno. Quindi non è il trattamento del tumore maligno, è il trattamento, ad esempio, di una tendinopatia in una zona, in un'area sotto la quale ci può essere un tumore maligno. In questo caso sicuramente non fare onde d'urto, perché non sappiamo che cosa può determinare sulle cellule neoplastiche. Così come la presenza del feto, quindi di donne in gravidanza, allorquando appunto il trattamento deve essere fatto in prossimità della presenza del feto. Mentre le controindicazioni assolute nelle onde d'urto ad alta energia sono il tumore, il tessuto polmonare nell'area di trattamento, il tumore, ripetiamo di nuovo la maggior ragione, se i tumori maligni erano la presenza di tumori maligni erano controindicati per le onde d'urto a bassa energia, ancora a maggior ragione devono essere controindicate quando si utilizzano onde focalizzate ad alta energia. Le cartilagini epifisarie fertili nell'area di trattamento, perché sulla cartilagine fertile dei bambini l'onda d'urto ad alta energia può determinare un danno e quindi sicuramente non è da fare. Il cervello e il midollo spinale nell'area di trattamento, perché anche qui l'alta energia ha dimostrato un'azione dannosa sul nervo periferico o addirittura sul tronco encefalico. La presenza di coagulopatie severe, quindi pazienti scoagulati, perché l'onda d'urto come effetto collaterale può avere un sanguinamento locale ad alta energia, quindi un paziente che di per sé è scoagulato può avere poi un sanguinamento importante nell'area del trattamento, e anche in questo caso il feto nell'area di trattamento. Poi esistono delle controindicazioni relative al paziente, ad esempio portatori di alcuni tipi di pacemaker o di defibrillatori che sono posizionati in prossimità del punto focale in cui arriva l'onda d'urto, oppure in soggetti epilettici nella quale la scarica ripetuta, sia acustica sia lo stimolo lievemente doloroso continuo, può determinare l'insorgenza di un attacco epilettico. Controindicazioni relative alla patologia. Ad esempio, e questo adesso non posso addentrarmi nelle singole patologie, però faccio un esempio. Nel caso di una pseudoartrosi, non è che non possiamo farlo, quindi non è una controindicazione assoluta, però è una condizione relativa perché il risultato sarà modesto. Se noi trattiamo una pseudoartrosi con dei frammenti completamente disallineati, o eccessivamente diastasati, oppure un focolaio di pseudoartrosi altamente instabile, l'onda d'urto non è che farà male, non è che determina danno, ma non farà niente, non avrà nessun effetto. E quindi in questo caso è una controindicazione relativa alla patologia.
E poi controindicazioni relative all'operatore. Se un operatore non è consapevole della patologia che sta affrontando, di che cosa intende realizzare con l'onda d'urto e che tipo di terapia sta somministrando, quindi non conosce i parametri fisici, non conosce il tipo di apparecchiature, non conosce le linee guida, non conosce i protocolli terapeutici, non conosce le modalità di applicazione, in questo caso è una controindicazione relativa, perché in questo caso esponiamo il paziente, o ben che vada a nessun risultato, però mal che vada possiamo esporlo anche a una complicanza. E in questo caso poi le rivendicazioni medico-legali purtroppo si ripercuotono sull'operatore che non ha eseguito in maniera corretta il trattamento. Noi stiamo parlando di utilizzatori, ma quali sono allora gli utilizzatori delle onde che possono utilizzare le onde d'urto? Nel caso di onde d'urto focalizzate, la loro variante defocalizzata, però qua adesso non mi dilungo qual è la variante defocalizzata, ma comunque parliamo di onde d'urto focalizzate. I generatori, come dicevo, potevano essere elettromagnetico, elettrico, piezo elettrico. Ma chi è l'operatore? È il medico. Cioè le onde d'urto focalizzate le possono utilizzare soltanto i medici. Medici addestrati, non tutti i medici, ma medici che conoscono, come vi dicevo prima, tutti i parametri, tutte le apparecchiature, tutte le indicazioni, tutte le controindicazioni alla terapia con onde d'urto. Per quanto riguarda le onde radiali o le onde pressoriche, noi non chiamiamo, vedete che non chiamiamo, infatti è un fatto proprio semantico, non le chiamiamo onde d'urto radiali, ma le chiamiamo onde radiali, proprio per differenziarle dalle onde d'urto focalizzate. Questo è un po' quello che succede invece in maniera, diciamo, un po', non corretta, da chi utilizza le onde d'urto sapendo di utilizzare le onde d'urto radiali. E allora, se arriva una prescrizione di onde d'urto, chi non ha l'onda d'urto focalizzata, ma l'onda radiale, gioca un po' sull'equivoco e applica delle onde d'urto non focalizzate, ma applica delle onde d'urto, delle onde radiali. Allora, perciò ci abbiamo tenuto a differenziare le onde d'urto focalizzate, le chiamiamo onde d'urto, le onde radiali le chiamiamo onde pressorie perché non sono focalizzate. E qua chi le può utilizzare? Naturalmente le può utilizzare il medico addestrato, così come potrebbe utilizzare le apparecchiature ad onde d'urto focalizzate, può utilizzare anche quelle ad onde d'urto, ad onde radiali. Però le posso utilizzare anche personale addestrato, sanitario addestrato. Che cosa intendo per personale sanitario addestrato? Intendo il terapista della riabilitazione, eventualmente l'infermiere, eventualmente anche il tecnico radiologo, però sotto indicazione e supervisione del medico esperto di cui sopra. Per cui se in un centro c'è il medico esperto e stabilisce l'indicazione e stila il protocollo, il trattamento può essere effettuato anche da personale non medico sotto la sua supervisione. Quindi le onde d'urto radiale possono essere utilizzate anche non da non medici, l'importante è che il medico sia presente nella struttura, abbia dato l'indicazione e abbia dato il, e abbia, indicato il protocollo. Una società scientifica attualmente deve curare le attività scientifiche dei propri soci. Questo fu il primo lavoro che fu presentato a un congresso internazionale, si trattava di a Helsinki, lo presentavamo noi, la nostra scuola, nel lontano 1995. Ancora non esisteva né il gruppo italiano di onde d'urto, né tantomeno la società italiana di onde d'urto, ma noi questi primi casi di pseudartrosi di scafoide li presentammo al congresso per primi, al congresso mondiale di chirurgia della mano di Helsinki, suscitando un grosso interesse perché nessuno mai aveva presentato lavori utilizzando onde d'urto. E l'anno successivo, nel 96, al congresso mondiale di Amsterdam di ortopedia, presentammo l'esperienza non più solo sullo scafoide, ma su tutte le pseudartrosi. Questi nostri lavori furono pubblicati sul giornale italiano di ortopedia e traumatologia nel 1996. E nel congresso erano quindi soprattutto erano lavori esclusivamente sulle pseudartrosi, ma noi andiamo un po' più avanti dopo, incominciamo a trattare anche i tessuti molli, attualmente a potenze diverse, con protocolli diversi, e al congresso mondiale sempre di ortopedia del 1999 a Sydney
Presentavano la nostra esperienza nell'epicondilite, suscitando anche qua un grosso interesse. Il giornalino che uscisce giornalmente durante il congresso mondiale viene stampato il giorno prima per il giorno dopo sulle relazioni del giorno precedente, in modo che vengono poi le migliori vengono selezionate e vengono stampate su questo giornale. Ebbene, in prima pagina su questo giornalino, il giorno dopo della nostra comunicazione, proprio per l'interesse che aveva suscitato, fu pubblicato un trafiletto sulle onde d'urto che battevano, che contrastavano l'epicondilite. Nel 2000 partecipammo con ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capitoli a questa monografia della società internazionale, noi ricercatori italiani. E negli anni 2000 cominciammo sempre noi italiani a porci un interrogativo. Noi fino al 2000 avevamo utilizzato un po' per il retaggio dato dall'utilizzo delle onde d'urto in urologia, quindi con l'effetto meccanico di rottura dei calcoli renali, avevamo utilizzato le onde d'urto per rompere qualcosa, per rompere un focolaio di pseudartrosi, per rompere una calcificazione, quindi utilizzando potenze molto elevate. Ma ci ponemmo anche un interrogativo da ricercatori. E se noi invece di utilizzare potenze così elevate utilizziamo potenze molto più basse, che cosa succede? Quindi cominciamo a studiare non l'effetto puramente fisico delle onde d'urto, ma l'effetto trasduttorio dell'onde d'urto, cioè l'effetto che l'onda d'urto determinava nel nostro organismo umano e animale, attraverso la modulazione del segnale, da segnale meccanico, perché l'onda d'urto comunque è un impulso meccanico, quindi è uno stimolo meccanico, però questo stimolo meccanico a basse potenze veniva recepito dai recettori cellulari e in qualche modo veniva trasformato dalle cellule in segnale biochimico che determinava poi degli effetti biologici. Questo fu il primo lavoro che la scuola di Napoli pubblicò in stretta collaborazione con l'Università di Napoli, Federico II, con l'Università di Verona, in cui dimostravamo non più quello che era un puro effetto fisico l'onda d'urto, ma dimostrammo come l'onda d'urto riusciva ad attivare la sintesi del monossido di azoto, che è un regolatore di alcuni meccanismi biochimici cellulari. E quindi l'onda d'urto, il segnale che veniva dato dall'onda d'urto, veniva trasformato poi in un segnale enzimatico che determinava degli effetti biochimici. A questo dopo questi studi ce ne sono stati altri della scuola italiana. Come presidente della scuola italiana sono ben contento di evidenziare quelli che sono i contributi della scuola italiana, dei ricercatori italiani. E ad esempio, il primo che vedete, la scuola di Roma, dimostrò come la terapia di onde d'urto promuoveva la proliferazione cellulare e la sintesi di collagene nelle culture primarie di tenociti a potenze molto basse, quindi l'effetto biochimico dell'onda d'urto. Nel secondo articolo, vedete, questa è la scuola invece di Torino, come l'onda d'urto riusciva a determinare la proliferazione dei fibroblasti in vitro, modificando quella che era l'espressione dell'RNA messaggero. E il terzo lavoro, vedete come questa è la scuola di Bari, l'Università di Bari, le onde d'urto stimolano gli osteoblasti a produrre osso. E ancora, la scuola di Verona, come l'onde d'urto agivano sui trigger antinfiammatori, quindi avevano un'azione sulle molecole antinfiammatorie, quindi sugli enzimi e sulle proteasi antinfiammatorie. L'articolo centrale, la scuola di Napoli, insieme ai cardiochirurghi napoletani, come le onde d'urto riescono a promuovere la proliferazione di cellule miocardiche in vitro e quindi le possibili applicazioni su un tessuto miocardico ischemico. E
il terzo lavoro della dottoressa D'Agostino sugli effetti dell'ondadotto sui macrofagi. Adesso lei vi parlerà, lei che è una cultrice dei macrofagi, vi parlerà dell'importanza del macrofago nei processi infiammatori e come l'ondadotto riesce a modulare l'attività macrofagica pro o anti-infiammatoria. Voi siete degli studenti della specializzazione in medicina fisica, della specializzazione in medicina dello sport e quindi questa frase che il professore Corrado pronunziò al momento della fondazione della società, credo che per voi che vi avvicinate al mondo sanitario, siete ormai molto vicini a mettere in pratica quello che i vostri insegnanti nella scuola di specializzazione vi hanno in questi anni presentato. Ebbene, io pregherei di leggerlo assieme perché vale la pena leggerlo da parte di un professore universitario come lo stesse dicendo lui ai suoi studenti, ai suoi specializzati. Non mi resta che augurare questa nuova società è il successo che ritengo debba meritare, raccogliendo intorno a sé il maggior numero di studiosi italiani nel settore, al fine di diffondere ulteriormente in Italia il nuovo sistema, ampliare le prospettive e le indicazioni sotto il rigoroso controllo delle metodiche, prevenire gli abusi, le false indicazioni terapeutiche, foriere solo di generare sfiducia e perplessità nei pazienti e nei giovani colleghi che si affacceranno a queste nuove metodiche pieni di entusiasmo. Solo con il rigore e la ricerca la nostra società potrà a testa alta confrontarsi con le altre società nazionali e con la società internazionale in uno spirito di confronto e di esaltante competizione scientifica. Credo che queste parole siano la migliore lezione da parte di un professore universitario ormai scomparso a dei giovani colleghi che si affacciano in questo caso alla terapia con onde d'urto. E vi ringrazio per l'attenzione. Bene, grazie. Non posso. C'era l'ultima diapositiva, era semplicemente il ringraziare. Ecco qua, la storia continua, certo questo film non finisce qui, è un film che continuerà, ci saranno nuove puntate, queste nuove puntate vedranno protagonisti alcuni di voi e spero che questo film continui a girare per il mondo, per l'Italia e per il mondo, con utilità per i pazienti che ne usufruiranno di questa terapia. Grazie ancora. Bene, grazie molte. Entriamo un po' più nel vivo. Mi scuso se magari alcune cose le avete già sentite, ma io ho una preparazione standard e quindi al limite passo velocemente. Noi abbiamo per tanti anni, come diceva il prof Minetto, siamo usciti dalla fase pioneristica, però noi abbiamo vissuto, io sono vintage, faccio onde d'urto dal 96, abbiamo vissuto un po' l'età pioneristica quando fare onde d'urto venivamo derisi. Noi abbiamo pagato un po' il peccato originale di aver mutuato la tecnologia dalla litotrissia renale, di cui vedete un esempio. Questa è una microfotografia di come un gessetto di materiale calcareo viene investito dal fronte d'onda che polverizza e rompe, diciamo così, quella che potremmo chiamare una prima corticale, poi polverizza e mano a mano corrode tutto il resto della compressione calcarea. Questo è un modello meccanico che, come vedremo, in biologia non è più assolutamente da ritenersi valido, cosa che abbiamo scoperto sulla nostra pelle nel corso dei decenni. Avete già appreso come l'onda d'urto, questa è l'onda d'urto focale, onda d'urto propriamente detta, è un'onda acustica che si caratterizza per questa rapida salita della pressione, questa fase di depressione. Onde d'urto nell'universo, mi piace ricordarlo sempre, si formano quando si ha l'implosione delle supernove, per cui quando cercate shockwaves in Google, la prima cosa forse che viene fuori, oltre alle nostre onde d'urto della litotrissia, è proprio l'implosione delle supernove. Oltre a esserci la formazione di onde d'urto quando si ha lo sparo di un proiettile, girare vorticoso delle eliche o quando una il
quando si ha il boom sonico, diciamo, nell'atmosfera. In medicina diciamo che le onde d'urto si creano per un evento che è una microesplosione in una camera, cosiddetta la camera di scoppio, che avrete già visto anche dal punto di vista pratico, ma fondamentalmente include le onde d'urto, parliamo delle focali, è per l'appunto, scusatemi l'assonanza, la focalizzazione verso il bersaglio. Quando noi vogliamo produrre onde d'urto focali, abbiamo a disposizione un generatore elettromagnetico, quello a bobina piatta un po' superata, abbiamo quello a bobina cilindrica che avete visto, che utilizza un avvolgimento di rame che al passare della tensione di corrente viene rapidamente espanso ed è contratto e quindi la successione crea le onde d'urto, oppure da una superficie ricoperta da cristalli piezoelettrici che vengono messi a rapida vibrazione, oppure l'elettroidraulico che ha una sorta di candeletta, tra i due elettrodi viene passata una scarica di corrente, si ha la formazione di una bolla che implode, quindi la formazione del nostro fronte di onde d'urto. Abbiamo già visto la differenza fra le onde d'urto focali e le onde balistiche o radiali, e anche la possibilità nell'ambito delle focali di avere le onde d'urto defocalizzate o planari, che sono una, diciamo, varietà delle focali. Quindi quello che contraddistingue è il tipo di generatore. Questa animazione purtroppo mi sono accorta che sul mio computer non funziona, ma è le modalità di generazione balistica per cui questo proiettile all'interno di questa pistola fa vibrare, mette in movimento rapido in successione e anche con una certa forza ed è a diretto contatto con il tessuto, può essere generatore aria compressa oppure anche alcuni utilizzano una repulsione elettromagnetica, ma questo vi spiega, poiché questo tip batte, percuote e ripercuote la cute, questo vi spiega perché certi pazienti vi dicono che hanno fatto le onde, genericamente le onde d'urto, ma impreciso perché dovrebbero dire, ma a volte non glielo dicono, che hanno fatto le onde pressorie o balistiche, e voi immaginate in un paziente anziano con la cute sottile scoagulato e soprattutto in prossimità come le prominenze ossee, immaginate un epicondilo, un'entesi del calcagno, dell'achilleo, quali danni può comportare. Quindi paradossalmente le onde radiali o balistiche, soprattutto se applicate con malpractice, possono dare degli effetti ancora più gravi, diciamo degli effetti collaterali di un'onda d'urto usata impropriamente. Abbiamo già visto come l'onda d'urto focalizzata ci permette di andare su un bersaglio e quindi voi capite, anche se non praticate onde d'urto tutti i giorni, che per trattare una pseudoartrosi o un ritardo di consolidazione ho bisogno di focalizzare sul bersaglio, di fare un targeting quasi sempre ecografico o anche ampliscopico, mentre con le radiali non possiamo trattare in superficie. Come ha già detto Martinelli e probabilmente vi ha già detto anche il presidente Gigliotti, non siamo più nell'epoca in cui la mia onda d'urto funziona meglio della tua balistica. In realtà noi dobbiamo sapere che macchina abbiamo a disposizione per poter fare un trattamento su cui è stata fatta una diagnosi, che è la condizione sine qua non, noi facciamo il trattamento con le nostre onde, e sapere anche che alcuni trattamenti, come vedremo, con le onde radiali e focali possono essere simili sinergici, e soprattutto quello su cui ci si focalizza, specialmente in ambito muscoloscheletrico attualmente, è la sinergia di trattamento, ovvero la possibilità di combinare il trattamento focalizzato e quello radiale, cosa che non è possibile fare, per esempio, con i trattamenti sull'osso, come vedremo. A proposito di onde, queste sono le nostre shortwaves e vedete che sono molto diverse dagli ultrasuoni. La diversità fisica implica degli effetti biologici diversi. Questa l'ho messa perché dobbiamo ricordare che con le onde d'urto, anche utilizzate ad alta energia, non esiste la possibilità, o meglio, il rischio di un surriscaldamento dei tessuti. Questo significa che mentre con l'ultrasuono, usato impropriamente, si possono avere anche degli effetti nocivi a livello dei tessuti, perché si produce un riscaldamento, cioè si ha di un passaggio dallo stato liquido allo stato gassoso, quindi la cosiddetta cavitazione, con l'ultrasuono per una differenza di temperatura, di una variazione di temperatura, mentre con le shortwave per un'energia di tipo meccanico. Quindi è una
sorgente fisica completamente diversa. Le onde d'urto focali e radiali o balistiche rientrano nell'ampio capitolo delle meccanoterapie. Questo è un interessante lavoro che è stato pubblicato ormai qualche anno fa, che fa una rivisitazione sul concetto generale di terapia fisica. Quindi ormai è obsoleto parlare di terapie fisiche, soprattutto in ambito medico, ma dovremmo parlare più di terapie biofisiche. Come meccanoterapie sono tutti quegli interventi che mirano a trasformare un effetto di tipo meccanico, una stimolazione di tipo meccanico potenzialmente lesiva, in uno stimolo invece risolutivo o pro-rigenerativo. Voi vedete alcuni esempi, questi sono tratti dal lavoro, la vacutherapy con fenomeni di decompressione e compressione crea uno stimolo meccanico, uno strain, uno stress di taglio, le nostre onde d'urto. Le stesse modalità con cui i chirurghi plastici applicano gli estensori cutanei per far crescere la cute è una forma di meccanoterapia. La fissazione esterna che si usa in ortopedia per stimolare l'osteogenesi riparativa è una forma di meccanoterapia. E la stessa modalità con cui il chirurgo, non solo il chirurgo plastico, affronta i lembi di una ferita in ambito, diciamo, chirurgico, determina o meno la buona riuscita della cicatrizzazione e l'aspetto poi della ferita. Quindi diciamo che in ambito medico le onde d'urto possono essere utilizzate da livelli molto bassi di energia, qui c'è un 0,2, ma noi partiamo da 0,02 anche nel nostro ambito muscoloscheletrico, fino alla lintotripsia urologica, di cui ovviamente non parleremo. Nel 2015 abbiamo pubblicato questo lavoro sull'International Journal of Surgery, decretando ormai la fine del modello meccanico distruttivo urologico. Quindi abbiamo detto come summa di tutto lo scibile dell'epoca del 2015, confermato poi da lavori successivi, abbiamo affermato il cosiddetto modello biologico, ovvero noi applichiamo un'energia di tipo fisico, sarebbe meglio dire biofisico, per ottenere delle reazioni biologiche che giustificano i nostri effetti terapeutici. Il meccanismo con cui da uno stimolo meccanico si ottiene una risposta di tipo biologico è per l'appunto la meccanotrasduzione. La meccanotrasduzione comprende tutti quei meccanismi cellulari e molecolari che poi vengono trasdotti attraverso degli stimoli biofisici. Questo è possibile perché le cellule, quasi tutte praticamente, sono dotate del cosiddetto cilio primario. È un organello che ha le funzioni di sensore, non ha una funzione contrattile, diminuisce in presenza di un'iperstimolazione meccanica, ma cresce e praticamente va a cercare lo stimolo meccanico in movimento quando in condizioni di deprivazione meccanica. Le cellule poi, noi tutti sappiamo dai nostri ricordi della biologia, hanno la membrana cellulare e la membrana nucleare. La membrana cellulare e la membrana del nucleo comunicano attraverso un network tridimensionale che è il citoschelettico. Quindi, quando viene scossa, diciamo, da strain, da forze di taglio la membrana cellulare, queste vengono trasmesse al nucleo dove si attivano dei fenomeni di trascrizione nucleare che vedremo. Senza contare che le cellule comunicano fra di loro con le gap junction, le junction, e che la stessa matrice intercellulare, intertessutale, in cui tutte le cellule sono immerse, molto banalmente si è visto che con la stimolazione di tipo meccanico rilascia fattori locali di crescita, quindi con una stimolazione di tipo paracrino. Questa è la lista dei meccanismi d'azione ad oggi conosciuta. Abbiamo evidenza di modificazioni della membrana, della permeabilità della membrana cellulare, produzione di monossido d'azoto. Dobbiamo tutti questi studi alla Scuola di Verona, del compianto professor Suzuki e collega Ernesto Amelio, che diciamo nel primo decennio del nuovo millennio hanno proprio dimostrato come alla stimolazione in vitro dell'onda d'urto segue la produzione di monossido d'azoto, una molecola molto instabile, rapidamente viene prodotta, rapidamente viene degradata, ma è molto importante per i fenomeni di permeabilità vascolare, di crescita di vasi e anche di controllo dei processi infiammatori. Poi abbiamo evidenza di una riduzione delle fibre mieliniche e queste intervengono nel discorso della nocicezione, riduzione dei neurotrasmettitori, pensiamo per esempio alla neuroinflammation del
della neoangiogenesi patologica nell'ambito delle tendinopatie, ma sicuramente li ho messi in rossi perché qui noi focalizzeremo l'attenzione. Importante è la produzione di sintesi di fattori di crescita come il VEGF e le bone fogenti protesi, evidenza di fenomeni di angiogenesi e vasculogenesi, dove angiogenesi è la formazione di nuovi vasi da sprouting di un letto vascolare capillare preesistente, mentre vasculogenesi è la formazione ex novo di vasi, piccoli vasi da delle liche perivascolari. Angiogenesi avviene anche nell'adulto, la vasculogenesi in realtà in condizioni normali non stiamo parlando dell'ambito della vasculogenesi tumorale. Vasculogenesi nell'adulto in realtà non dovrebbe esserci, però alcuni autori sudamericani nell'ambito di cuffie di rotatori stimolate intensamente con le onde d'urto sono stati in grado di dimostrare la vasculogenesi. Quindi come se ritornassimo un po' ai fenomeni di rigenerazione embrionale. C'è evidenza poi di una importantissima azione sulle cellule staminali in termini di proliferazione, migrazione, fulmine della migrazione tessuto-specifica e anche di differenziazione. Ma quello che vedremo, per cui tirerò in ballo i miei adorati macrofagi, è la possibilità con le onde d'urto di midollare i processi infiammatori attraverso proprio l'interferenza con i macrofagi. Quindi ad oggi sappiamo che è impreciso dire che noi combattiamo l'infiammazione. Le onde d'urto non hanno azione antinfiammatoria, hanno l'azione di modulare l'infiammazione. C'è un capitolo ancora che rimane un po' come un work in progress, un po' appeso, è la spiegazione degli effetti antinocicettivi, perché chi fa onde d'urto ormai sa che uno dei primi effetti molto interessanti, soprattutto quello che colpisce il paziente e noi ancora, è l'effetto analgesico immediato. Allora, sull'effetto analgesico immediato c'è stata una discreta produzione di studi, diciamo nel primo decennio, dove gli autori che se ne sono occupati hanno concluso che l'utilizzo di un'anestesia locale pare alterare la risposta biologica delle cellule delle onde d'urto, in quanto diciamo che inattiva temporaneamente le fibre, soprattutto le fibre meliche. E questo effetto immediato delle onde d'urto, che poi comunque viene a scemare, perché comunque nei giorni successivi il dolore ritorna, anche se può essere meno intenso, sarebbe legato a una parziale e temporanea inattivazione delle fibre nervose anguliniche, le famose fibre anguliniche C, e a una inattivazione quindi temporanea della sostanza P e di tutti i neurotrasmettitori che afferiscono a queste fibre. Ritornando invece ai fenomeni, diciamo così, dell'angiogenesi, noi sappiamo dalla letteratura che le onde d'urto hanno un effetto probabilmente anche linfoangiogenetico. Ci sono pochi studi ancora nel topino e nel coniglio, ma dove si dimostra sia in cellule in vitro che in vivo nell'animale che le onde d'urto avrebbero uno stimolo non solo sulle cellule endoteliali, ma anche sulle cellule dei vasi linfatici. E questo ci spiegherebbe come mai quando per esempio trattiamo una pseudartrosi, prima ancora di veder guarire l'osso e di vedere l'ossigenesi riparativa, noi in realtà vediamo ridursi l'edema dell'arto. E questo è un fattore prognostico positivo. O il motivo per cui riusciamo a trattare con successo dei lymphedemi, magari pazienti che sono state operate di tumore della mammella, comunque abbiamo un'azione molto, oppure anche più comunemente negli edemi post-traumatici o quando sappiamo delle tendinopatie, quindi questo è sicuramente un work in progress che merita attenzione. Per tanti anni, dopo aver litigato i primissimi anni della metà degli anni 90 su chi era più bravo a spaccare le calcificazioni, che ora in realtà sappiamo, come vedremo, che non si spaccano ma si sciolgono, mancava un gap di conoscenza, ovvero sapevamo quasi tutto e tanto sulla fisica delle onde d'urto, sapevamo tanto e con evidenza crescente negli effetti clinici, ci mancava il gap di cosa succedesse all'interfaccia meccanico cellula. E molte conoscenze ci sono venute dagli studi di Giovanni Solfi e dei collaboratori, un giovane rampante cardiochirurgo di Vienna che si occupa di rigenerazione del miocardio. Vedremo che l'aspetto rigenerativo è quello che ormai più interessa delle onde d'urto in tanti ambiti e nel 2014 hanno pubblicato questo interessante lavoro dove sono riusciti a dimostrare che la stimolazione con le onde d'urto attiva il TLR3. Il TLR3 e il TLR7/3
che è uno, il terzo di una super family di Tularemia septum, un recettore molto arcaico che fa parte dell'immunità innata, filogeneticamente molto conservato, presente anche nelle piante, che è sensibile alla stimolazione con onde di luce. Il Tularemia septum 3 è parte del sistema innato ed è in grado di riconoscere le sequenze, le double stranded, i microRNA e dei frammenti di DNA di origine virale, ma non solo. E alla stimolazione del TLR3 segue una primissima fase pro-infiammatoria e una seconda fase anti-infiammatoria, quindi accende l'infiammazione e la spegne. Questo è finalizzato al sistema dell'immunità innata. Sempre lo stesso gruppo di ricercatori, qualche anno più tardi, è riuscito a dimostrare, e direi che la microscopia elettronica è una dimostrazione inequivocabile, come, sempre lavorando nell'ambito carnico, che le cellule in vitro stimolate con le onde d'urto rilasciano questi esposomi che contengono queste microvesicles che contengono i microRNA. MicroRNA, di cui tanto si parla negli ultimi anni, sono degli informatori, sono delle micromolecole, dei segnali importantissimi, delle molecole che possono viaggiare ovunque all'interno del corpo. E quindi hanno un'azione di messaggeri di funzione biologica molto importanti. E in questo caso, nel caso proprio delle onde d'urto nell'ambito miocardico, questo microRNA con questa sequenza di cui non serve ricordare il nome, ma è importante il concetto, vengono liberate a seguito della stimolazione delle onde d'urto. Quindi, detto volgarmente, il segnale di stimolo delle onde d'urto è una sorta di alert che le cellule ricevono e che fa parte del sistema dell'immunità innata, che fa parte della nostra codifica genetica, che non solo ci serve per difendersi dai virus e dagli attacchi esogeni, ma è una funzione molto importante, come vedremo, di controllo dell'omeostasi tessutale all'interno del nostro corpo. Ed è in questo ambito che si colloca il discorso di macrofagi. I macrofagi sono delle cellule effettrici del sistema immunitario molto versatili, con una grande plasticità, che hanno un'azione molto importante. Allora, io quando ero piccola e studiavo all'università, mi avevano insegnato che servono a rimuovere i patogeni, le cellule apoptotiche, le parti del self danneggiate, ma oggi sappiamo che i macrofagi hanno una funzione importantissima nell'attivare e risolvere l'infiammazione, quindi è un'azione di modulazione, controllano il turnover e l'omeostasi dei tessuti, intervengono quindi nella riparazione tessutale. Quindi questa è la grossa differenza tra l'immunità innata e l'immunità acquisita. L'immunità acquisita è comparsa molto più tardi evolutivamente negli organismi viventi, meno di 500 milioni di anni fa, ed è caratteristica solo nei vertebrati, mentre le risposte dell'immunità innata sono presenti sia nei vertebrati che negli invertebrati, come nelle piante. Vi dicevo che il TLR3 è presente anche nelle piante, e i meccanismi fondamentali che rileggono sono altamente conservati. Perché? Perché fanno parte, come vedremo, del nostro sistema. I macrofagi sono delle cellule cosiddette multitasker, intervengono nella regolazione di tutti i processi di rigenerazione e di riparazione tessutale. La differenza tra rigenerazione e riparazione è che nella rigenerazione ho la restituzione integrum del tessuto originario, mentre nella riparazione ho una certa quota di tessuto fibroso. La più o meno importante quota di tessuto fibroso dipende dal tipo di tessuto su cui io agisco con lo stimolo pro-rigenerativo. Tanto più c'è infiammazione, tanto più questa si prolunga, tanto più poi esiterò in fibrosi, e quindi sono inversamente proporzionali. Sappiamo dalla letteratura, lo vedremo, che l'immunologia guida anche la rigenerazione muscolare, e a detta degli autori che studiano i macrofagi, non ci sono funzioni all'interno dell'organismo che non siano governate dai macrofagi, come lo sprouting delle cellule neuronali nel cervello, il mantenimento di un battito cardiaco sano, e quindi il sistema dell'immunità innata governa diciamo, l'omeostasi, il self-healing del nostro organismo. I macrofagi sono delle cellule molto interessanti, possono essere considerate un giorno di fronte, possono essere in forma M0, quando sono completamente a riposo. La polarizzazione è un processo dinamico, possono essere polarizzati verso M1, quindi macrofagi pro-infiammatori in funzione delle sostanze con cui vengono a contatto,
possono essere polarizzati verso M2, che sono i pro-resolving, che intervengono nei processi di riparazione e rigenerazione tessutale. Lo stesso macrofago può avere una parte della membrana polarizzata in M1 e una parte della membrana polarizzata in M2. E lo shift dagli M1 agli M2 è un crossroad molto importante, perché solo con lo shift e la comparsa degli M2 si ha l'interazione con le cellule staminali, i progenitori e con l'angiogenesi nei fenomeni di riparazione e di rimodellamento tessutale. Quindi il macrofago è molto importante sia durante la riparazione in ambito delle varie patologie che colpiscono l'organismo, ma anche essenziale in tutti i fenomeni di rimodellamento durante l'ongiogenesi. Quindi è una cellula chiave. Il macrofago era l'unica cellula, che è una delle poche cellule che ancora non era stata studiata, e così decidemmo, in realtà il lavoro era stato originariamente pensato per stimolare gli osteoclasti, ma di difficile reperimento e di difficile coltura in vitro. Quindi ci è stata offerta l'opportunità con i nostri immunologi di studiare i macrofagi e in vitro, e noi abbiamo accettato di buon grado. Quello che ne è derivato è stato veramente interessante. Allora, io in vitro ho la possibilità di tenere i macrofagi nello stato M0, cioè dormienti, oppure posso polarizzarli a seconda che li metto in coltura con il lipopolisaccaride o altre sostanze nelle forme M2 o M3, o M1 o M2. Allora, cosa succede? Quando noi applichiamo le onde d'urto sui macrofagi in fase M0, le onde d'urto non fanno praticamente effetto. I macrofagi continuano a dormire. Quando vengono applicate sui macrofagi in fase M1, hanno un effetto di downregulation, quindi io ho un decadimento di questi markers che sono caratteristici degli M1, quindi io spengo i macrofagi pro-infiammatori. Quando invece le applico sui macrofagi pro-resolving M2, le onde d'urto hanno un effetto sinergico con l'interleuchina 4 nell'indurre l'anno 15, comunque io aumento il pool di macrofagi M2, quelli buoni. Quindi di fatto io ho un'azione di pro-resolving, quindi in un certo modo io ho la possibilità con le onde d'urto di lavorare nel guidare il crossroad, il passaggio dagli M1 agli M2, che è un passaggio sicuramente molto favorevole. Questo stesso lavoro del 2015 è stato poi evidenziato e replicato nell'animale d'esperimento dal gruppo di Johannes, che ha dimostrato su dei preparati istologici con l'immunistochimica che effettivamente alla rigenerazione del miocardio ischemico nella fase pro-risolutiva corrispondeva, trattati con onde d'urto, a una maggiore quantità di macrofagi M2, che era il preludio alla rigenerazione del miocardio. Quindi possiamo dire che le onde d'urto possono indurre un effetto trofico tessuto specifico. Là dove le applico, queste funzionano, là dove ovviamente le posso applicare. Quindi abbiamo questa catena di eventi per cui allo stimolo delle onde d'urto segue l'attivazione delle cellule endoteliali, produzione di fattori di crescita, di cellule staminali con l'intervento anche delle fibre nervose, e attraverso cellule del sistema dell'immunità innata e meccanismi correlati ancora in corso di studio, noi abbiamo un enhancement, una stimolazione delle capacità di self-healing del nostro corpo. Per tornare un po' più sulla terra, ve ne avrà già parlato il dottor Gigliotti. Esiste la società nazionale che fa capo a una società internazionale, e il consenso statement sulle indicazioni e le controindicazioni viene aggiornato, diciamo, periodicamente. Quello che è molto importante è che è stata ribadita in ambito nazionale e internazionale è la necessità di alcuni requisiti di carattere clinico, di imaging o di altri esami, quindi focalizzarsi sull'esatta diagnosi. Quindi l'operatore che applica le onde d'urto deve essere conscio di quello che fa, perché lo fa, su come lo fa e con che macchina lo fa. Quindi non finiremo mai di insistere su questo fatto. Le controindicazioni sono veramente poche. Quindi per le onde radiali o balistiche e le focalizzate a bassa energia, praticamente solo la presenza di tumori nell'area di trattamento, quindi non come malattia, diciamo, sistemica, e il feto ovviamente nell'area di trattamento. Per le onde ad alta energia, la presenza di tessuto polmonare nell'area di trattamento, tumori maligni, cartilagini di accrescimento, tessuto nervoso o spinale.
coagulopatie severe, quindi anche l'emofilia, e il feto. Parliamo di quelle ad alta energia, perché poi i dubbi vengono sempre. Nel consensus statement della società internazionale, ripreso poi anche da quella nazionale, abbiamo quattro classi di patologie. Le prime, quelle incluse nel gruppo 1, sono quelle approved, quelle per cui massima evidenza scientifica. Poi abbiamo quelle con un livello di evidenza scientifica di grado minore, il gruppo 3 dedicate agli esperti, e poi quelle sperimentali. Voi vedete che nelle sperimentali viene inclusa la rigenerazione del muscolo, dei nervi, patologie del midollo spinale e dell'encefalo e tante altre. Nei gruppi 1 e 2 ci sono diversi tipi di tendinopatie, patologie dell'osso e patologie della cute, e nel gruppo 3 è stato ampliato tra il gruppo neurologico, che già diciamo è nato nelle prime indicazioni. Abbiamo tutte le patologie urologiche, il dolore pelvico cronico, le disfunzioni erettili, quindi tutto l'ambito neurologico, e nell'ambito muscoloscheletrico anche artrosi, gruppo 3. Ovviamente i pazienti devono essere accuratamente selezionati. È stato ulteriormente ribadito nel documento della Consensus Statement la differenza fra diciamo, la manomedica delle onde focali e quelle che include anche le planari, e la possibilità per le onde radiali balistiche di essere praticate anche dietro prescrizione medica e controllo del medico da anche fisioterapisti e diciamo, altre figure professionali. Le normative poi variano a seconda di una nazione con l'altra, considerando che per alcune nazioni come l'Austria, la Germania e il Brasile questo è stato stabilito a livello ministeriale, mentre in Italia ancora è solo una raccomandazione della società civile. Gli effetti collaterali delle onde d'urto, se vengono applicate secondo le norme della buona pratica clinica, praticamente non hanno effetti collaterali. Si potrebbe parlare di possibili reazioni dopo il trattamento, quindi aumento temporaneo del dolore e dermatografazione locale, petechia e ematoma. Le petechie e ematoma valgono per i trattamenti ad alta energia, quando trattiamo pseudoartrosi e ritardo di consolidazione, o quando non abbiamo interposto bene il gel, quando ci sono delle piccole bolle di gel fra l'applicatore, la sorgente e la punta del paziente. Sono in genere temporanee, non costanti, di solito di rilievo. Questa è la nostra storia. Abbiamo mutuato, come vi dicevo, la tecnologia dalla litotripsia urologica per l'autore dei calcoli renali. Siamo nel 2023, ormai approdati di diritto nell'ambito della medicina rigenerativa. Questa è la rigenerazione di un'ulcera, questo è il tessuto neoformato, la paziente non era una paziente di colore, ma una paziente con gli esiti discromici di una trombosi venosa profonda, e qui vedete campeggia il cuore, perché l'ambito più interessante forse della medicina rigenerativa in ambito di onde d'urto riguarda proprio la rigenerazione del miocardio. Questo è il nostro centro dove ci dilettiamo ormai da tantissimi anni. Vi ho detto che sono vintage, questo è il corso di perfezionamento che abbiamo avuto l'onore di organizzare con il professor Massazzi e Mileto a Torino per ben 2 anni. Questo è l'ultimo congresso nazionale, poi altri master e corsi di perfezionamento. Questa è la macchina grande, l'SLK, che noi utilizziamo col controllo ecografico inline, che ci permette di fare i trattamenti proprio ecoguidati in maniera semiautomatica. E questa diciamo che è una strumentazione essenziale quando vogliamo lavorare sull'osso a grande profondità, per il trattamento per esempio dei nervi ossei della testa del femore. Quando noi utilizziamo invece l'apparecchio, la strumentazione, diciamo così, con l'applicatore manuale, e solo nella rigenerazione delle ulcere, ma anche di altri casi in cui noi possiamo fare trattamenti sui tendini, comunque trattamenti non ad alta profondità. Sono i protocolli che noi utilizziamo per i tessuti molli, quindi parliamo fondamentalmente di tendini e di muscoli.
Questa è, vi dicevo, più da vicino la sonda ecografica in live. Questo è ancora il modello vecchio, adesso abbiamo la macchina super nuova, però concettualmente c'è sempre una sonda che è in line con la sorgente delle onde e diciamo che consideriamo media bassa energia trattamenti al di sotto degli 0,15-0,20 mg. Sono sempre pazienti ambulatoriali, non viene fatta l'anestesia, un ciclo equivale a 3 sessioni. Ciclo è ripetibile con un trattamento settimanale con un minimo di almeno 2.000 colpi a trattamento. Andiamo un po' in dettaglio per vedere un po' cosa succede quando applichiamo le onde d'urto sul tendine, sull'osso e sul muscolo, visto che siamo in ambito muscolo-scheletrico. Allora, per quanto riguarda il capitolo delle tendinopatie, noi sappiamo due dati importanti. Allora, sappiamo dal 2010 in poi che esistono le cellule staminali anche Bene, dentro amore. dei tendini. Cosa succede? Cosa chiede? Ora Sta vediamo, capitando ora facciamo. anche. Rimane incastrata se non Scusate se la tutti porta stuttano, ci non so se regola. voi mi sentite. Ok. Allora, cellule staminali sono presenti nei tendini, non sono vivaci come quelle dell'osso o come quelle del muscolo, ma sicuramente questo ci conforta per tutti i nostri trattamenti biofisici e non solo. Sappiamo anche come la teoria più accreditata per spiegare l'ambito delle tendinopatie è la cosiddetta Failed Healing Theory. Noi abbiamo un nostro tendine che in particolari condizioni biocaniche, biochimiche e dismetaboliche può non essere in grado di far fronte ad un insulto esogeno o endogeno e quindi tenta questo meccanismo di riparazione che fallisce nel momento stesso in cui abbiamo una tendinopatia conclamata. Ma noi sappiamo anche dalla letteratura che il tenocita, che è sensibile alle stimolazioni di tipo meccanico, in condizioni di alterato carico biomeccanico produce interleuchina 1 beta che conduce alla superespressione di questo fattore che è il CCL2 che attiva direttamente il reclutamento dei monociti che fa differenziare in senso di M1, i famosi macrofagi proinfiammatori. In condizioni normali la comparsa degli M1 stimola direttamente la produzione anche degli M2, ma voi capite come in questo, avevamo già detto che questo crossroad dagli M1 agli M2 è una fase cruciale per tanti processi patologici e questo anche nell'ambito delle tendinopatie. Quindi vedete l'importanza anche dell'azione che noi facciamo. Possiamo dire che sulla base di tutta la letteratura che noi possediamo ad oggi, che le onde d'urto nell'ambito delle tendinopatie non fanno un'azione meramente palliativa, ma propriamente curativa. C'è evidenza di un possibile ruolo dell'effetto delle onde d'urto sulla riparazione tendinea, perché la stimolazione in vitro ripercorre tutta la sequenza di produzione di citochine e fattore di crescita che si ha in vivo, per esempio dopo una tenografia. Abbiamo la possibilità di stimolare la proliferazione cellulare e la sintesi del collageno attraverso l'intermediazione del TGF-beta-1 e di LGF-1. Dopo stimolo con onde d'urto abbiamo ridotta espressione di metalloproteasi e di interleuchine che degradano la matrice e anche un incremento del metabolismo cellulare dell'espressione di marche stemmine. Senza considerare, questo lo dobbiamo a tutto il corpus di lavori scientifici del gruppo della professoressa Vulpiani di Roma, di come probabilmente le onde d'urto riescono ad accelerare la riparazione di un tendine proprio nell'immediata fase post-traumatica. Questo è un lavoro del 2015, non recentissimo, ma sicuramente molto interessante, fatto nell'uomo. Con un esperimento di microdialisi, praticamente un piccolo cateterino da microdialisi per l'appunto veniva inserito nella vena del paziente là in prossimità del punto dove venivano praticate le onde d'urto e si vede che è stato dimostrato che nelle primissime fasi, nelle primissime ore dopo la stimolazione con onde d'urto si aveva questa fase pro-infiammatoria, uno stimolo ai processi catabolici, quindi a degradare la matrice disfatta e già parzialmente digerita dalla tendinopatia, quale condizio sine qua non io riesco a rigenerare, dove il concetto di rigenerare non significa ho una lesione tendinea, la riparo,
non siamo arrivati ancora a quel punto, ma io posso ripristinare il normale metabolismo e metabolismo turnover a livello del creatine. Ancora di più, esistono evidenze preliminari della possibilità di stimolare un effetto clonogenico sulle cellule staminali dei tendini sani. Quindi sicuramente un effetto trofico rigenerativo un po' a 360 gradi. Un primissimo lavoro nel 1996 aveva dimostrato come utilizzare nell'animale da esperimento dei livelli di energia di 0,28 mJ su millimetro quadro portava in realtà, voi vedete la sequenza di eventi, subito dopo l'applicazione uno scompaginamento delle fibre con anche dei fenomeni emorragici, con fibrosi fino poi alla riparazione. Allora, è chiaro che questo è un dato nell'animale da esperimento e di come in vivo difficilmente, anzi è auspicabile, non vengano raggiunti questi livelli di stimolazione di un tendine, di fatto noi è difficile che riusciamo a produrre nell'uomo un effetto di questo tipo su un tendine. Comunque questo per darvi un'idea dei range di stimolazione terapeutica che noi osserviamo in ambito. Parlare di tutte le tendinopatie sarebbe stato troppo dispersivo, però vi ho messo qualche slide della spalla, che diciamo è diciamo, il nostro pane quotidiano, dei nostri ambulatori, per mostrarvi quale e quante possibili applicazioni solo nell'ambito della spalla è possibile con le onde d'urto trattare. Tendinopatia calcifica, cuffie dei rotatori, non calcifica, sindrome da conflitto subacromiale, la tenosinovite del capolungo, la capsulite adesiva, ovviamente gli esiti di una frozen shoulder, tutto l'ambito delle patologie vascolari dell'osso, disturbi della consolidazione, artrosinovite a livello acromio-claviare e non dimentichiamolo tutte le sindromi da trigger spoiler miofasciali anche a livello della spalla. La spalla sicuramente occupa un ruolo predominante sia nel gruppo 1 sia nel gruppo 2, non solo per quel che riguarda la tendinopatia, ma anche riguarda il problema anche dell'osso. E non dimentichiamolo, come al solito, delle sindrome di miofascia. Diciamo che in qualsiasi ambito muscolo-scheletrico distretto, noi possiamo contemporaneamente focalizzare a seconda della profondità in cui noi applichiamo e delle modalità con cui applichiamo e se utilizziamo focali e o radiali, trattare simultaneamente, comunque in sequenza, la parte tendinea, la parte dell'osso e la parte del muscolo. Quindi una estrema versatilità, una grande compliance se noi, da parte del paziente, se noi l'applichiamo correttamente, ma anche e soprattutto la possibilità di agire a 360 gradi, e insisto sul 360 gradi perché attualmente i trattamenti miofasciali sono quelli che soprattutto nell'ambito delle tendinopatie croniche noi sappiamo poterci dare dei grandi risultati. Parlando di spalle e di tendini viene intuitivo e normale parlare delle calcificazioni. Ancora ad oggi non sappiamo le modalità con cui le calcificazioni si dissolvono, dico dissolvono e non rompersi, perché l'unica cosa certa che noi sappiamo è che non si rompono, senza considerare che molte delle calcificazioni che noi trattiamo in realtà si sono già parzialmente riassorbite dopo l'episodio acuto di frozen shoulder e che noi non facciamo altro che dargli la spinta finale, noi arriviamo quasi sempre in un secondo momento. Nell'ambito della dissoluzione delle calcificazioni varia a seconda degli autori, ma mediamente si aggira su una percentuale del 50%. Il discorso della calcificazione probabilmente tira in causa la modulazione dei processi infiammatori e anche il discorso della linfoangiogenesi. Questo lavoro che vi illustro del 2016 è stato fatto da alcuni ortopedici che hanno esaminato dal punto di vista istologico il tessuto pericalcificazione, dove era stato dimostrato al power doppler, questo è il motivo per cui vedete il fuoco sotto la diapositiva, dei fenomeni di neovascolarizzazione o di neoangiogenesi. Sappiamo che la neoangiogenesi patologica al power doppler è sempre accompagnata dalla neoinnervazione, quindi è una neuroinflammation. E
A questo livello, all'interfaccia, tessuto malato e calcificazione, gli autori hanno trovato mastcellule e macrofagi, quindi una intensa e vigorosa risposta infiammatoria che sarebbe alla base del processo di riassorbimento e di dissoluzione. E quindi io dico sempre ai pazienti, quando noi facciamo le onde d'urto, non rompiamo, non spacchiamo, è come mettere quindi a calcio, perché poi i pazienti chiedono: ma dove va a finire il calcio? La stessa fine che fa il calcio dei rubinetti con il via calcio. Scusate un po' la spiegazione semplicistica, però il concetto è quello: si ha una dissoluzione biochimica indotta dallo stimolo. Ovviamente per anni si è discusso calcificazione sì, calcificazione no, cosa trattare, cosa non trattare. Nel corso degli anni siamo diventati sempre più selettivi. Questo lavoro molto bello di questi autori asiatici del 2017 propone una valutazione retrospettiva del periodo 1998-2017 di pazienti trattati con tendinopatia calcifica, generatore elettroidraulico ad un anno dopo il trattamento per valutare dei fattori prognostici. Allora, questi autori, in linea con altri dati di letteratura, hanno trovato un 50% di riassorbimento completo, un 45% di parziale e soprattutto sono stati in grado di darci alcune linee guida, e cioè che le calcificazioni tipo Garden 1 con una dimensione superiore ai 15 mm, con una durata di sintomi superiore agli 11 mesi, sono quelli che possiamo considerare dal punto di vista del trattamento con le onde d'urto di una prognosi non brillante. E soprattutto c'era una stretta correlazione fra la scomparsa dei sintomi e quella della calcificazione, come è anche ovvio pensare. Quindi, la conclusione a cui arrivano è che i pazienti con una tendinopatia calcifica che hanno di spalla, che hanno dei fattori prognostici, diciamo, non favorevoli, sarebbe preferibile facessero altro tipo di terapia. Io mi trovo assolutamente d'accordo, dobbiamo essere molto, molto selettivi nella nostra selezione dei pazienti, come dobbiamo essere molto intransigenti su un altro fatto, sul fatto che noi non abbiamo una tendinopatia, ma abbiamo un paziente. Quindi il nostro paziente deve essere inquadrato dal punto di vista endocrino-metabolico, fattore meccanico, biomeccanico, altri fattori genetici ancora non li possiamo conoscere. Quindi sempre le onde d'urto e altre terapie biofisiche inquadrate in un sistema di progetto riabilitativo, sempre lo diciamo, e di modifica anche dell'attività sportiva se abbiamo un'atleta o se abbiamo un dilettante. Quindi il discorso dell'associazione con le onde d'urto, della riabilitazione con le onde d'urto rimane fondamentale, anche se i dati di letteratura ancora sono contrastanti, ma soprattutto su quale sia il protocollo migliore, che varia poi a seconda dei distretti anatomici. Possiamo considerarlo un work in progress, così come possiamo considerarlo un work in progress il fatto di associare le diverse terapie. Come dico sempre, in questo caso il lavoro che vedete dimostrerebbe la superiorità dell'infiltrazione dell'acido ialuronico rispetto alle onde d'urto nel breve e medio termine, ma io dico sempre che non facciamo a gara di chi ha la terapia migliore o l'arma migliore. Noi dobbiamo conoscere tutte le tecnologie biofisiche estrattive di cui abbiamo a disposizione, dobbiamo conoscere il nostro paziente e dobbiamo applicarle in sinergia. Quello che dovremo arrivare a definire nei prossimi anni è il timing, quando usare una e la sequenza con cui usare l'altra, e anche il protocollo. Quindi probabilmente nei prossimi anni arriveremo a una migliore definizione per usare al meglio tutte le nostre armi terapeutiche. Quindi anche il discorso di associare le onde d'urto con altre terapie. Non sappiamo ancora quale sia, però sappiamo che sicuramente c'è una sinergia. Quindi una sinergia sicuramente ce l'abbiamo in ambito riabilitativo. Qui vi ho messo, diciamo, quelle per cui vi è evidenza. Sicuramente un'altra terapia molto interessante è l'electromagnetic transduction, di cui sicuramente avrete già parlato oggi. Oltre alla possibilità di associare la nostra terapia onde d'urto, anche la magnetotrasduction, con procedure più invasive come la litoplasia e, perché no, anche la. Quindi non si tratta più di dire
c'è evidenza o non c'è evidenza dell'efficacia dell'ondodurtro sulle polineuropatie e su altre patologie in ambito muscoloscheletrico. Il successo c'è dal 60 all'80%. È un problema, diciamo, più di tipo metodologico, quindi la necessità di avere studi più uniformi per quel che riguarda la selezione dei pazienti, cosa che è difficilissima, soprattutto in ambito di polineuropatie, quindi per avere degli studi clinici randomizzati, molto cieco, ma diciamo sul fatto che le onde d'urto abbiano un'attività tropico-rigenerativa in ambito di tendini e patologie tendine, diciamo che è un dato ormai su cui non c'è più da discutere. Un altro capitolo è quello dell'impiego delle onde d'urto nei disturbi della consolidazione ossa e del turnover osso. Magari passo un po' più velocemente perché è più l'ambito ortopedico, però è sicuramente molto interessante. Allora, innanzitutto dobbiamo affermare, come già fece Wang nel 2003, che in ambito ortopedico non disintegriamo i tessuti per indurre la neovascolarizzazione, ma noi facciamo un'azione di tipo diretto. Questo vale soprattutto per i disturbi della consolidazione ossea. Nei disturbi della consolidazione ossea è fondamentale fare il targeting. Diciamo che fino a poco tempo fa utilizzavamo la scopia per moltissimi trattamenti, oggi abbiamo capito che ormai con l'ecografo anche un'anca e un femore riusciamo a targetizzarlo, per cui facciamo tutto sotto controllo ecografico, sempre in line. I livelli di energia sono sicuramente molto più alti, vedete, arriviamo anche fino a 0,70, sicuramente più di 3.000 colpi, sempre un ciclo di 3 sessioni. E quello che è molto importante è l'osservazione a lungo termine e l'importanza, come vi dicevo, del targeting. Nell'ambito delle fratture da stress, i livelli di energia possono essere inferiori, però sempre un numero elevato di colpi. Lo scarico è anche qui un follow-up abbastanza radicato. Attualmente possiamo dire che le onde d'urto in ambito ortopedico nei disturbi della rigenerazione ossa rappresentano il gold standard quando ovviamente vi siano le condizioni per applicare il trattamento. Una condizione fondamentale da cui non si prescinde è la fissazione stabile dei frammenti. Se io ho una d'artrosi, un ritardo di consolidazione di questo tipo, questo era il nostro paziente, non ho la stabilità meccanica, faccio prima a non fare le onde d'urto, anzi non le devo fare le onde d'urto perché sicuramente il nostro paziente non guarirà. Questo è un altro caso, il paziente ci era arrivato all'osservazione con questa pseudartrosi, guardate le dimensioni di questo frammentino e questo sul fondo, ma questo è molto significativo. Un paziente così trattato con onde d'urto non immobilizzato, non guarisce, quindi deve essere stabilizzato con questo piccolo filo di Kirschner intramidollare, trattato con onde d'urto, guardate le dimensioni del frammento. Queste dimensioni, il frammento viene rimodellato e riassorbito. Questa è l'azione trofico-rigenerativa che non riusciamo ad ottenere con onde d'urto. Ovviamente ci deve essere la stabilizzazione. Se dobbiamo pensare ai meccanismi d'azione delle onde d'urto a livello delle cellule dell'osso, abbiamo tutta la linea cellulare, dalle cellule periostali ai precursori degli osteoblasti e preosteoblasti. Abbiamo la possibilità di indurre fenomeni di neovascolarizzazione e di interferire positivamente nell'accoppiamento clasti-blasti, o meglio nel rimodellamento osseo. Io posso stimolare direttamente la rigenerazione dell'osso stimolando le cellule dell'osso in tutta la loro linea di differenziazione, ma posso anche bloccare l'attività degli osteoclasti. L'attività degli osteoclasti è quella, come dimostrato in questo lavoro in vitro del 2009, io posso bloccare l'attività degli osteoclasti. Se blocco l'attività degli osteoclasti, blocco tutte quelle condizioni patologiche caratterizzate da un elevato rimaneggiamento dell'osso, come si manifesta, per esempio, classicamente in tutte quelle sindromi caratterizzate da mieloma osseo. Questo è uno dei motivi per cui possiamo utilizzare con successo le onde d'urto nelle fratture da stress. Le fratture da stress, noi sappiamo dal punto di vista patogenetico, essere l'incapacità dell'osso dovuta a un overstraining di riparare le piccole microfratture. La riparazione delle microfratture è un meccanismo fisiologico con cui l'osso ripara nella marcia, nella danza, nei soldati che marciano per ore, con delle calzature, diciamo, poco
biomeccanicamente competenti, e quindi la fisiopatologia del fattore da stress vede uno sbilanciamento nel turnover osseo con una prevalente fase di riassorbimento, quindi vedete diversi tipi schematizzati di osteoclasti, fino a che la frattura diventa clinicamente evidente. Quindi attualmente oggi sarebbe più esatto parlare di bone stress. Bone stress è un continuo fisiopatologico di alterato rimodellamento dell'osso che può andare da una sindrome dell'edema osso spongioso fino a una frattura francamente manifesta, una frattura da stress francamente manifesta. Quindi voi vedete che il riconoscimento precoce di queste alterazioni e il trattamento precoce con l'ondecorso ci dà delle ottime possibilità di rimettere in campo il nostro atleta, il nostro ballerino o anche il nostro paziente che non è un atleta, non è un ballerino, ma ha delle deformità del piede che portano alla comparsa di una frattura da stress. Quindi mentre diciamo nei primissimi anni, questo lavoro del 2015 si raccomandava diciamo come last resource, attualmente c'è la tendenza a intervenire precocemente nelle primissime fasi. Prima lo riconosco, prima lo tratto, prima rimetto in pista il mio paziente. Quindi nell'ambito delle fratture da stress è sicuramente una terapia diciamo di grande efficacia e molto interessante per questo tipo di paziente. L'ambito poi delle patologie vascolari dell'osso, che include tutte le sindromi da edema osso spondrale, dell'osteonecrosi, osteocondropatie, in verde l'ambito, diciamo così, delle applicazioni cliniche, mentre osteoporosi, osteopenia e mobilizzazione di impalli siamo ancora in fase sperimentale. Nella pratica clinica è necessario utilizzare dei trattamenti ad alta energia 0,25-0,50 mg con delle macchine che mi permettano di andare in profondità, pensiamo a una testa del femore, per esempio, e questo è il nostro articolo ormai vintage pure lui, in cui diciamo per la prima volta si è parlato della possibilità di applicare, voi guardate come si risolve bene l'edema spongioso di una testa del femore, con un effetto prostaciclino simile quando noi lo trattiamo con l'ondodonto. Vedete, queste sono immagini tratte dal nostro lavoro originario. Ovviamente qui stiamo parlando di una sindrome dell'edema osso subcondrale della testa del femore. Quello che abbiamo ipotizzato, perché in realtà ancora una spiegazione non ce l'abbiamo, è che in relazione alle modalità con cui il dolore recede e ai risultati finali positivi, è probabilmente un effetto vasoattivo prostaciclino simile, perché gli stessi effetti si possono ottenere anche con le prostacicline, che attualmente però in ambito clinico non vengono utilizzate per queste sindromi perché hanno troppi effetti collaterali. Ancora non sappiamo se questi lavori, come vedete, sono del 2025, se la sindrome da edema osso subcondrale, che può essere l'anca, può essere il ginocchio, nelle sue diverse forme che non possiamo sviscerare in dettaglio, sia l'anticamera per l'osteonecrosi, però sicuramente se io le tratto precocemente io posso in tutti i modi contrastare questa azione. Quindi anche nell'ambito delle patologie vascolari dell'osso, io con l'ondodonto ho una arma molto interessante con modalità non invasiva di frenare questo alterato e accelerato rimodellamento. Questo perché è molto importante? Perché ci introduce nell'ambito delle artrosi, delle osteocondropatie. Quando diciamo che possiamo trattare l'artrosi con le onde d'urto, dobbiamo precisare ai nostri pazienti e ai nostri colleghi che noi non facciamo scomparire l'artrosi, ma possiamo interferire positivamente in tutte quelle condizioni in cui c'è soprattutto un edema spongioso in ambito di degenerazione osteoarticolare per un possibile effetto curativo non solo sintomatico. Attualmente si parla di un ritorno al passato. Allora, io che sono ormai da tanti anni sono vintage, come vi dicevo, ho vissuto le diverse fasi. Allora, prima si diceva l'artrosi è primariamente una malattia della cartilagine, no, è primariamente una malattia dell'osso subcondrale. Adesso stiamo ritornando un po' alla fase in cui l'osso subcondrale è sicuramente uno dei primi attori in quello che è un sistema morfo-funzionale nel complesso osso-cartilagine. Quindi la regione dell'osso subcondrale è
di particolare attenzione ed è un interessante target terapeutico, soprattutto quando è interessato da questi fenomeni di alterato rimodellamento. L'alterato rimodellamento che noi vediamo in risonanza magnetica come bone bruise, come edema spongioso, pensate a tutto l'edema spongioso delle intesi nell'ambito delle intesopatie, che sono refrattarie a qualsiasi trattamento, e voi capite subito l'importanza di avere un'arma terapeutica in questi casi. Già nel 2000-2005 i reumatologi si erano accorti e erano riusciti a dimostrare che frenare l'alterato rimodellamento osseo caratterizzato visibile in risonanza come edema spongioso significa ridurre la velocità di degenerazione della cartilagine. Allora, i reumatologi avevano pensato in prima istanza ai bifosfonati e in effetti i bifosfonati sono molto efficaci, ma pensando anche a tutti i problemi correlati ai bifosfonati, sicuramente se noi utilizziamo il bevuto anche e o in sinergia con i bifosfonati, sicuramente noi abbiamo un'arma terapeutica molto interessante. Ed ecco quindi che si profila un'azione multilevel anche a livello dell'microambiente particolare per l'utilizzo delle onde d'urto con successo nei fenomeni di artrosinovite artrosi, che hanno un corso diverso, sono le malattie immunoreumatologiche. Quindi abbiamo la possibilità di lavorare a livello della sinovite, dell'artrosinovite nella cavità sinoviale, e voi pensate all'importanza di modulare l'attività del prostato, che possiamo agire a livello subcondrale e a livello cartilagineo ci sono solo delle evidenze ancora sperimentali, però è stato dimostrato recentemente, qualche anno fa, dal gruppo della professoressa Bulpiani, Misco e Vetrano, di come in vitro le cellule cartilagine sottoposte a stimolazione con onde d'urto aumentano l'espressione del recettore dell'acido ialuronico. Voi capite l'importanza di sottoporre, per esempio, a un odurto un paziente prima di infiltrarlo con l'acido ialuronico. Possiamo essere quasi certi che il nostro acido ialuronico andrà a saturare maggiormente tutti i recettori maggiormente tendine, osso, passiamo al muscolo. Allora, l'ambito, diciamo, muscolare è sicuramente quello più recente, anche se in realtà l'utilizzo delle onde d'urto nell'ipertonia spastica in sindrome clinica di diversa origine risale ormai al 1997, c'è poi tutto l'ambito dell'analisi tossificante, delle sindrome dolorose microfasciali, poi vi parlerò anche della possibilità di applicazioni in ambito di lesioni muscolari. Le ossificazioni eterotopiche e l'analgesia ossificante non vengono distrutte, riassorbite dalle onde d'urto. Allora, si ha sicuramente un effetto di rapida maturazione, pensate all'analgesia ossificante post-traumatica, per esempio nei cacciatori o in altri tipi di traumi. Noi non abbiamo la scomparsa dell'ossificazione, abbiamo la possibilità di modificare le proprietà di scorrimento delle fibre muscolari, quello che si è visto tramite anche studi a risonanza magnetica, che noi è come se frittassimo e facessimo maturare improvvisamente e molto rapidamente la nostra ossificazione, in modo tale da contenere diciamo, l'effetto devastante dell'ossificazione stessa e di migliorare dal punto di vista riabilitativo. Quindi non si ha la scomparsa dell'ossificazione e i risultati dipendono dalla fase in cui trattiamo l'ossificazione stessa. Però sicuramente è un dato molto interessante di applicazioni cliniche. Non vi dubito, nella spasticità, vi dicevo, è un dato ormai acquisito dal 1997. Ad oggi sappiamo dai dati di letteratura che per il trattamento dell'ipertono spastico le onde d'urto sono efficaci sia nei bambini che negli adulti. Posso utilizzare con successo sia le onde focali, sia anche quelle radiali, e soprattutto sempre in combinazione con la fisioterapia. Da decenni si è cercellati per cercare di capire quale fosse l'azione a livello tissutale. Finalmente nel 2012 questo gruppo di autori giapponesi ha studiato dal punto di vista dell'immunistochimica le placche motrici e hanno avanzato in prima istanza l'ipotesi che l'applicazione delle onde d'urto inducesse una degenerazione dei recettori dell'acetilcolina, o meglio, uno scorrimento, una degenerazione temporanea a livello della placca motrice.
cosa che hanno dimostrato poi qualche anno dopo, 4 anni dopo, no, nel 2018, dove con queste microfotografie di microscopia elettronica a scansione, questo è il bottone della placca, che viene letteralmente spazzato via dal trattamento con onda radiale. Quindi un effetto proprio meccanico dovuto probabilmente alla diversa impedenza all'interfaccia, un effetto comunque reversibile, perché diciamo il timing d'azione delle onde d'urto nell'ipertono spastico è assai simile a quello della tossina botulinica. L'utilizzo intervallato di tossina botulinica e di onde d'urto, diciamo che può procrastinare la necessità di inoculazione di tossina fra una seduta e l'altra, cosa di indubbio vantaggio per il paziente. Del Neurolit avete già sentito parlare da Martinelli, però sicuramente è un ambito molto promettente, un ambito di intenso studio, ma soprattutto la possibilità di fare dei trattamenti efficaci, ma soprattutto sicuri, perché guidati da questo sistema satellitare. Quindi una cosa che quando cominciamo a fare onde d'urto negli anni 90, nei primissimi anni 90, sicuramente nessuno di noi avrebbe mai pensato di arrivare a questo livello. Così come al discorso della rigenerazione nell'ambito muscolare. La rigenerazione del muscolo rappresenta una grande sfida terapeutica, perché dal punto di vista ricostruttivo e rigenerativo, maggiore è la lesione muscolare, tanto maggiore la possibilità e il rischio di una trasformazione in tessuto fibrotico, quindi poi con un grande rischio di recidiva. Nell'ambito della rigenerazione muscolare, oggi noi sappiamo che, come gli altri tessuti in condizioni normali, c'è un bilancio tra la sintesi e la degradazione proteica. La perdita di massa muscolare è una condizione critica, e maggiore la perdita, e minore il potenziale di rigenerazione. La rigenerazione del muscolo avviene ad opera di una popolazione eterogenea di cellule, di SMARTIS, bene lo rappresentano, che sono cellule satelliti, cellule staminali, perivascolari e della lamina basale, e sono controllate principalmente dalla matrice cellulare da fattori bilaterali locali. Ad oggi sono tante le soluzioni che sono state proposte dalla chirurgia, dai fattori di crescita autonomi, dalla stimolazione meccanica, che è molto importante per la rigenerazione del muscolo, scaffold o non scaffold. Dati controversi sull'inoculazione del PRP, per cui secondo alcuni ci sarebbe un maggior rischio di componente fibrotica, ma noi sappiamo ancora una volta che la terapia fisica ha una grande capacità, l'esercizio ha una grande capacità di prevenire la riduzione di massa muscolare, ma di favorire anche la rigenerazione del muscolo attraverso la modulazione della risposta immune. Il rilascio di fattori di crescita, lo stimolo alla vascolarizzazione e la ridotta formazione di tessuto cinese. Quindi il movimento che crea ancora una volta dei microstrati. E ancora una volta il sistema immunitario che interagisce con le cellule residenti è fondamentale quindi della rigenerazione del muscolo sfilato, ma questo vale anche per il muscolo cardiaco. Quindi ancora una volta sono coinvolti macrofagi, eosinofili, linfociti T, che hanno una funzione di regolazione, quindi in grado di attivare le cellule satelliti che contribuiscono a loro volta alla formazione delle miofibrille dopo il trauma. Questo è molto importante, è stato dimostrato come la presenza di un'infiammazione cronica, quella come viene definita low grade inflammation, inficia i processi di rigenerazione muscolare. Quindi è necessario avere a disposizione delle strategie terapeutiche in grado di convertire la flogosi cronica in un pattern pro-rigenerativo. I macrofagi, anche in questo caso, rappresentano un interessante target terapeutico. Ed è stato scoperto come c'è un potenziale dell'attività fisica costante dell'esercizio terapeutico nel ripristinare l'equilibrio, vi ricordate il crossroad dei macrofagi M1, M2, e quindi di stimolare le cellule satelliti verso la rigenerazione del muscolo dopo il trauma. Dopo il trauma noi sappiamo che c'è una primissima fase di infiammazione che si spegne per dare origine alla fase di rigenerazione. Quindi abbiamo una prima fase di distruzione, quindi viene la matrice degenerata, viene allontanata, si rigenera e poi si ha il rimodellamento. In realtà è molto più complesso,
fase dell'infiammazione intervengono ancora neutrofagi e macrofagi, poi durante ancora una volta l'importanza dell'equilibrio tra gli M1 e M2 che richiamano le cellule delle lisce, le cellule satelliti e poi tutto il processo del rimodellamento. Quindi diciamo che per la rigenerazione del muscolo striato noi abbiamo bisogno di fattori di tipo immunogenico, cellule staminali, degli agonisti, quindi sul controllo diciamo, neurale, e quindi allo stesso, al contempo, noi dobbiamo controllare l'infiammazione, stimolare la rigenerazione e limitare la fibrosi. E se voi pensate a quali sono i meccanismi d'azione delle onde d'urto, hanno sicuramente un potenziale anche in questo senso. Senza contare che ci sono già dei risultati preliminari che dimostrano come la possibilità con il trattamento delle onde d'urto noi rigeneriamo il muscolo dopo un trauma acuto, stimoliamo tutta il microcircolo e la perfusione a livello testotale, il microcircolo e anche questo in vitro. Quindi sicuramente i prossimi anni vedranno dei grandi progressi in infezioni. Senza contare che le possiamo utilizzare con successo anche nel DOMS, quei processi infiammatori generalmente legati a Ovellus, dove verosimilmente noi abbiamo un diciamo, spegnimento di tutti i processi infiammatori che conseguono al sovraccarico muscolare immediato. Post sforzo fisico ed è per questo motivo che le onde d'urto sono state proposte in questa consensus conference sulle linee guida per il trattamento conservativo dei traumi dei muscoli del lato inferiore dell'atleta riservato a mani esperte e qualora comunque non vi sia una interruzione delle miofibre perché attualmente questa rimane limitata. Non da ultimo, comunque è stato messo in coda, ma non è ultimo in importanza, è il trattamento di tutti i dolori miofasciali e dei cosiddetti trigger point. È stato recentissimamente dimostrato come il trattamento in vitro delle cellule, diciamo, di origine fibrocitica, tenocitica, della fascia muscolare, delle fasce muscolari, è in grado di indurre la comparsa di microvesicles di grano all'interno del citoplasma che vengono poi rilasciati all'esterno delle cellule stesse, ricche di collagene e di macromolecole che determinerebbero quindi un effetto trofico sulla fascia e quindi una maggiore possibilità di scorrimento a livello miofasciale, oltre a un effetto, diciamo, anestetizzante dei trigger point. Anche questo è un work in progress, ma sicuramente un trattamento efficacemente combinato con l'onda focale. Senza contare che non parliamo propriamente di doppling, ma della possibilità di applicare le onde d'urto anche sui muscoli sani dei nostri atleti per un più rapido recupero dopo la fatica muscolare e per migliorare anche la performance nel corso della stagione sportiva. Utilizzare a molto bassa energia, quasi a dose omeopatica, è stato dimostrato possano indurre un aumento del flusso sanguigno, migliorare l'ossigenazione, attivare i processi metabolici e quindi produrre anche un effetto proliferativo. Anche questo dobbiamo considerarlo un work in progress. Per concludere, possiamo dire che le onde d'urto hanno un'azione molto importante in quella che ci piace definire come riabilitazione rigenerativa. Quindi l'aspetto rigenerativo è una trilogia dove la rigenerazione, diciamo, è un ripristino del trofismo dell'omeostasi tessutale ai fini di migliorare, diciamo, gli effetti della riabilitazione e del recupero della nostra fissurese. Noi sappiamo che le onde d'urto possono essere paragonate quasi a una biosurgery perché diciamo, ci siamo ormai affacciati all'ambito della medicina rigenerativa con il nostro modello biologico. Visto e l'ambito molto aperto di sperimentazione è attualmente nell'ambito della cardiologia per la rigenerazione del muscolo cardiaco, dell'implantologia e dell'ingegneria tessutale sugli scaffold e sulla in ambito clinico, perché noi siamo dei clinici, è sicuramente un trattamento non invasivo, associabile ad altre terapie, hanno un'applicazione rapida ambulatoriale, un'eccellente compliance, i trattamenti sono ripetibili. Non hanno praticamente
collaterali e un relativo basso costo, ovviamente, se lo paragoniamo ad altri tipi di trattamento, per esempio nel wound care o anche ai fattori di crescita autonoma. Ovviamente, lo ricordiamo ogni volta, è una terapia operatore e tecnologia dipendente. È indispensabile un corretto inquadramento diagnostico ai fini terapeutici, ma anche pronostici. Non possiamo permetterci di trattare qualunque paziente ci venga proposto se non è stato adeguatamente selezionato. Se poi abbiamo la possibilità o la fortuna di avere anche l'ecografo, sicuramente è un plus. I vantaggi sono indubbi. Non possiamo fare un corretto inquadramento diagnostico se abbiamo dei dubbi sulla diagnosi per cui il paziente ci è stato inviato, possiamo fare il targeting, quindi non solo un suo scheletro, ma anche il trattamento sul cuore, possiamo monitorare l'evoluzione del quadro clinico, il muscolare, possiamo personalizzare i protocolli di terapia da una seduta all'altra, ottimizzando tempo e risorse e anche ottimizzando i risultati e valorizzandoli. Per concludere, mi piace sempre dirlo, abbiamo passato la fase pionieristica perché purtroppo l'ho vissuta sulla mia pelle. Le onde d'urto hanno attualmente un'indicazione versatile che può essere o di per se stessa o anche come adiuvante in combinazione con altre terapie, sia conservative, infiltrative o perché no, anche chirurgiche. In alcuni casi può rappresentare una valida alternativa all'intervento chirurgico o anche una strategia terapeutica per gli esiti invalidanti per le complicanze di una chirurgia. Offre l'indubbio il grande vantaggio di poter trattare contemporaneamente non solo i tendini, ma anche altre strutture serie di patologie di origine del dolore, l'osso, i muscoli, le fasce. È sicuramente uno strumento nell'ambito della fisiatrico molto utile per il modellamento dei tessuti, quindi possiamo a buon diritto parlare di riabilitazione rigenerativa. E quello che è molto importante ricordare è che è necessario attendere diverse settimane per apprezzare l'effetto terapeutico di rigenerazione. L'ho messo fra virgolette perché non è che rigeneriamo tutto, però ripristiniamo il turnover e l'omeostasi tessutale. Ovviamente anche in questo caso, ma sfido a trovare qualcosa in medicina che non sia un work in progress, servono studi clinici sperimentali. Sì, per validare i protocolli terapeutici, ottimizzare l'efficacia, quindi fare una terapia onde d'urto customizzata, come si fa attualmente anche una riabilitazione customizzata. Io nel ringraziarvi per l'attenzione, perché a fine giornata, un'ora e mezza di lezione, vi ringrazio veramente per l'attenzione e noi avremo il nostro corso adesso a maggio, dice delle onde d'urto, ma so che Giuliotti vi ha già parlato dell'appuntamento autunnale di Catania, per cui vi aspettiamo numerosi. Grazie, grazie ancora per la. Allora, una breve introduzione su quella che è la vision, la mission di Storz Medical. Questo è il signor Castorz, non c'è più da parecchio tempo. Come al solito, tolgo la mascherina perché scusate, ma altrimenti non mi sentite. Ma sostanzialmente il claim dell'azienda descrive sostanzialmente quella che è la mission di Storz Medical. Storz Medical, innanzitutto, è azienda, parte del gruppo Carstorz, quindi anche tutta la parte endoscopica, ma sostanzialmente è quella che è la trasmissione dell'ingegno dell'uomo in tecnologie per l'uomo. Quello che diciamo, la visione dell'azienda invece è racchiusa in quello che è il pensiero di Carstorz, che sostanzialmente diceva che se è pensabile una cosa è possibile. Questo ha portato sostanzialmente Storz Medical a sviluppare un sistema di generazione di onde d'urto, abbiamo visto precedentemente sistemi tipo elettromagnetico, da prima in quella che è stata la prima applicazione sulla frantumazione dei calcoli renali, in tutte quelle che sono le applicazioni oggi conosciute dell'onda d'urto, quindi ovviamente in ambito ortopedico e riabilitativo, in ambito andrologico, in ambito di medicina estetica e di rigenerazione tessutale, qui la dottoressa
D'Agostino ne sa abbondantemente, nella parte cardiologica, la parte neurologica e anche ovviamente nella veterinaria. Quindi una rapida carrellata su quelle che sono le tecnologie implementate, le apparecchiature che utilizzano questa modalità di generazione di onde d'urto, quindi sistemi, i grossi sistemi di litotrissia renale. L'apparecchiatura per il trattamento del miocardio, per quanto concerne il recupero delle zone ischemiche del miocardio, appunto. Questa apparecchiatura nuova, il Neurolite, per il trattamento dell'encefalo, per i pazienti oggi con una validazione per quanto concerne i pazienti affetti da Alzheimer, ma con ampi, diciamo, campi di sperimentazione in corso, che vanno dallo stroke al Parkinson. Ovviamente poi tutta la carrellata di prodotti di onde d'urto, quindi abbiamo la tecnologia di tipo focale con l'impiego in ambito ortopedico, andrologico, medicina estetica o comunque più in generale trattamento del sistema linfatico e del tessuto connettivo e per quanto concerne appunto i trattamenti rigenerativi tissutali. E poi chiaramente poi tecnologie radiali come abbiamo visto precedentemente che hanno un'indicazione di impiego più contenuta, dettata sostanzialmente a quella che è la differenza tecnologica tra le due apparecchiature, cioè tra le due tecnologie, cioè la tecnologia radiale e la tecnologia focale, o più correttamente tra la tecnologia balistica e la tecnologia elettromagnetica focalizzata. Ora non voglio togliere spazio a Cristina, che ovviamente ne sa ampiamente più di me. Ma una brevissima, diciamo, accenno su quella che è la definizione delle onde d'urto. Onde d'urto quindi è un campo pressorio che è contraddistinto da tre elementi. Una aperiodicità, quindi contrariamente all'ultrasuono che è legato ad una frequenza, l'onde d'urto non ha una frequenza, quindi è un fronte sonoro singolo, ha una estrema brevità di segnale nell'ordine di microsecondi per quanto concerne il focale, millisecondi nell'ordine dei radiali e soprattutto un elevato gradiente pressorio. Ed è questo che sostanzialmente, poi vedremo nelle slide successive, distingue la tecnologia balistica o radiale dalla tecnologia elettromagnetica focale. In buona sostanza sono questi quattro elementi che distinguono le due tecnologie. Quindi la generazione dell'onda d'urto, come ci accennava anche prima il dottor Giuliotti, l'intensità e gradiente del campo pressore generato, la profondità d'azione e lo spettro magnetico. Questo è un elemento che poco si affronta, ma comunque è molto importante, perché dà sostanzialmente quello che è il campo poi di utilizzo delle due tecnologie. Vediamo la prima, la generazione caratteristica dell'onda d'urto, il sistema elettromagnetico, l'ho descritto precedentemente, utilizza una bobina, una membrana dove viene scaricata un'elevata quantità di tensione, all'ordine diciamo di decine di migliaia di volt. Questa membrana subisce una dilatazione, poi una focalizzazione attraverso il paraboloide riflettente, l'ho spiegato prima, quindi non mi dilungo. E quindi sostanzialmente qui abbiamo una rappresentazione grafica, in realtà è grafica ma di un segnale reale, quindi è la rappresentazione grafica di misure sul campo, di come appunto l'onda d'urto venga generata, riflessa e poi focalizzata. Il sistema invece balistico, quindi il termine più corretto per indicare la tecnologia radiale, fa uso di un proiettile, mi è stato spiegato prima, che viene lanciato ad aria compressa, acquisisce energia cinetica di moto, impatta con la parte posteriore dell'applicatore e a contatto questa energia cinetica viene trasferita e crea questa onda, più correttamente chiamata appunto pressoria. Qui abbiamo una bella pubblicazione fatta da questo gruppo di cinesi che sono molto attivi da anni sulle pubblicazioni. Quelle pubblicazioni sulle onde d'urto. Questa è una pubblicazione non clinica ma ingegneristica, è molto interessante perché ci dimostra come, ci fa vedere come appunto in un sistema balistico l'onda venga trasmessa attraverso l'applicatore, poi a contatto trasmessa, portata all'interno dei tessuti. Una cosa appunto importante, mentre l'onda d'urto focale, l'onda d'urto comunque si genera e viene trasportata all'interno dei tessuti tramite quei sistemi di cuscinetti che parlavamo prima, l'onda d'urto radiale necessita il contatto, altrimenti l'onda non si genera.
Intensità è gradiente del campo di pressorio generato. Questo è un elemento molto molto importante. Noi gradiente sicuramente lo conoscete come gradiente farmacologico, comunque chimico, no? Ovviamente il gradiente è un concetto che può essere portato a qualunque grandezza fisica. In buona sostanza, giusto per riprendercelo come concetto, il gradiente è l'espressione della differenza tra un valore massimo e minimo rispetto al tempo, allo spazio, visto che sono elementi correlati, in cui questa variazione si esprime. Maggiore è la differenza tra valore massimo e valore minimo, minore il tempo, spazio in cui questo si esprime, maggiore è il gradiente. E perché è importante il gradiente? Perché è sostanzialmente legato al meccanismo della meccanotrasduzione. Qui io passo via veloce perché la dottoressa D'Agostino entra nel merito in maniera più dettagliata, quindi l'attivazione comunque dei canali meccanosensibili e racchiuso in questa pubblicazione importantissima appunto della dottoressa D'Agostino che subentrerà a breve. In buona sostanza quanto valgono i valori di gradiente tra le due tecnologie? Nella linea rossa l'onda d'urto focale, la linea nera tratteggiata è un'onda d'urto radiale e vediamo come i gradienti di pressione delle due tecnologie siano enormemente diversi, perché con l'onda d'urto focale parliamo a 300-150 MPa sul millimetro, l'onda pressoria, quindi radiale, 0,1-0,5 kPa sul millimetro, quindi parliamo di 10.000 volte inferiore. Quindi va da sé come la tecnologia focalizzata sia in grado di attivare la meccanotrasduzione in maniera estremamente più efficace della tecnologia balistica radiale. La profondità d'azione. Profondità d'azione, questo è un onda d'urto focale con tutta la sua bella tempesta di cavitazione, di fenomeno cavitazionale. Come vi accennavo prima, sostanzialmente abbiamo un centro del fuoco, il fuoco ha una dimensione non reale, ma stabilita da una convenzione della famosa IEC di cui vi citavo prima, e consideriamo fuoco tutto quel volume dove leggo una pressione che è almeno la metà superiore al valore massimo. E considerando che comunque io ho un campo terapeuticamente ancora efficace, quindi con una pressione di almeno 5 MPa, anche al di fuori del fuoco. Nel caso specifico, quindi ho una profondità terapeutica che può raggiungere anche 125 mm di distanza. Come abbiamo visto prima, regolo la profondità in funzione del tipo di cuscinetto, della dimensione del cuscinetto, quindi di spostarmi il trattamento più superficiale o un trattamento più profondo. Il sistema invece balistico è diverso. Idealmente è come se fosse il cono posteriore di un'onda d'urto focalizzata, quindi che subisce una legge fisica che è invalicabile, insuperabile, che è sostanzialmente la legge dell'inverso del quadrato della distanza. Questo mi comporta che se io a contatto ho un'energia 16, che si torna comodo, a 20 mm di questa energia conservo 1, 15 sedicesimi viene sostanzialmente perso per questa legge di propagazione della pressione. Quindi va da sé che mentre col focale io posso collocare il fuoco alla profondità che desidero, quindi di fatto non ho limiti geometrici di portare l'energia che necessito alla profondità che voglio, col sistema radiale inevitabilmente ho questo decadimento che non può essere superato. Questo per dire anche che ci sono realtà che raccontano che i sistemi balistici possono essere focalizzati. Non è possibile, né in cielo né in terra. Questa è ancora, riprendendo questa bella pubblicazione del gruppo cinese, ci dimostra appunto con questo grafico, vediamo come a 2 centimetri il decadimento di energia trasportata, anzi fa riferimento proprio alla pressione, il decadimento della pressione sia positiva che negativa è pressoché totale. Quindi un sistema focalizzato, io ho la pressione che è desiderata alla profondità desiderata, un sistema radiale. Sono le possibili, ho un diagramma di erogazione dell'energia che è fisso. Un vantaggio che però ha il sistema radiale che non ha il focale è che cambiando l'applicatore io di fatto
posso modellare quello che è l'angolo di radiazione, l'energia trasportata, quindi è un sistema geometricamente aperto. Il sistema focale è un sistema geometricamente chiuso, quindi per cambiare sostanzialmente quello che le caratteristiche del mio fuoco, devo utilizzare un altro manipolo, quei famosi manipoli defocalizzati di cui parlava prima il dottor Gigliotti. Una cosa meno affrontata, ma comunque sempre importante, è lo spettro magnetico. Allora, qui faccio un piccolo giochino, ma sarà brevissimo perché giustamente la dottoressa D'Agostino ha cose più interessanti da raccontare. Però tutti quanti noi sappiamo riconoscere una stessa nota suonata da un pianoforte, da una chitarra, da un trombone, eccetera. Perché? Vi siete mai chiesti perché? Non vi siete mai chiesti? Il timbro. Ecco, il timbro, noi l'adottiamo come termine, ma in realtà è un termine che è completamente vuoto di significato, no? Che cos'è il timbro? Il timbro sostanzialmente, qualunque onda che non sia perfettamente sinusoidale è composta dalla frequenza fondamentale, che è la nota che noi riconosciamo. Un La suonato una chitarra, chi capisce di musica sa che è un La sia che col pianoforte, che con la chitarra, che con il trombone. Okay? Quindi la nota fondamentale, la frequenza fondamentale, più una serie di frequenze che sono armoniche, subarmoniche di questa onda fondamentale. Non so, adesso. Molti di voi sono giovanissimi, ma qualcuno di voi forse si ricorderà la tua radio di una volta, quelle barrette che salivano e scendevano in funzione. Ecco, quelli lì erano analizzatori di spettro, erano in grado in tempo reale di suddividere questo segnale complesso in fondamentale, armonico e subarmonico. Quindi, perché tutta questa cosa? Perché questa qui è la stessa nota suonata da strumenti diversi. Quindi, dove abbiamo una nota fondamentale che vale per tutti, ma contenuti armonici che sono completamente diversi. Sembra incredibile, ma effettivamente violino, recorder, flauto, clarinetto, eccetera, stanno suonando la stessa nota, ma con contenuti armonici diversi. Tenete conto che ogni contenuto armonico vuol dire energia. Energia specificatamente trasmessa in quella armonica o subarmonica. Tornando nel nostro campo, questo qui è il segnale di un adotto radiale, ok? Dove praticamente il contenuto energetico è ancora fortemente presente nella gamma diciamo, delle frequenze udibili o addirittura anche vibrazioni. Quindi ha una componente, tra virgolette, meccanica ancora piuttosto intensa, mentre il contenuto a livello degli ultrasuoni è piuttosto, scusate, gioco di parole, contenuto. Questo invece è un segnale reale di onda d'urto focalizzata, dove la componente udibile e vibrazionale è completamente assente. Infatti, il tic-tic che voi sentivate prima, è una spuria, un qualcosa che avanza, ma non ci serve sostanzialmente, anzi è anche un po' ingannevole perché sembra quasi innocente, poi uno se lo spara e si accorge che innocente non è. E invece tutto il contenuto è nella fascia di ultrasuono. Quindi, onda d'urto focale e onda d'urto radiale fanno due cose che sono completamente diverse e attivano dei processi che sono diversi. Però queste due caratteristiche non è necessariamente buono o cattivo, è semplicemente due cose diverse che io posso utilizzare una cosa per l'altra, ma soprattutto posso utilizzare in maniera integrata. Quindi queste due caratteristiche ci suggeriscono appunto un'integrazione tra i due sistemi. Io l'ho fatta più veloce possibile per lasciare spazio a cose interessanti che ci dice dottoressa D'Agostino, e io avrei terminato. Grazie. Grazie a voi.